solo un breve saluto come responsabile delle Benvenuto Lecture, che è un'istituzione magnifica, trovo. Credo che sia nata da un'idea di Stefano Musso, se non sbaglio, che ho trovato a Genova e trovo in onore di Edoardo Benvenuto, e sono, come lei sa, delle conferenze di eccellenza, quindi che il nostro dipartimento, diciamo, promuove, devo dire, in maniera cospicua. E questo fatto di aver sperimentato online, questa è già la terza conferenza che noi facciamo con questa modalità, devo dire, ha incrementato, ci spinge, diciamo, a promuovere questi inviti, anche perché c'è, diciamo, la comodità di non doversi per il relatore, di non doversi spostare da casa, di non dover affrontare un viaggio. Ma ogni volta i nostri ospiti, noi diciamo, e a maggior ragione questa volta da parte mia con molta, diciamo, molta insistenza, perché non la conosco di persona e vorrei che questo avvenisse, ovviamente c'è la promessa, poi appena possiamo vederci di persona, di rinnovare il suo invito, di rinnovare l'invito e di averlo a Genova con noi. Devo dire, io dico solo due cose, anzi anche meno. Ma siamo molto interessati, anche come io sono, diciamo, ordinario di progettazione architettonica, il tema che lei affronta oggi, il tema in generale del restauro, hanno molto a che fare con il progetto e soprattutto con il progetto contemporaneo in cui si lavora con l'esistente. Questo è un aspetto dell'interesse forte, che parte dalla convinzione che il progetto è uno e investe tutte quante le componenti, diciamo, le differenze di settore disciplinare è una cosa strumentale, il progetto le mette insieme tutte, questa è la prima. La seconda è che parliamo di Notre Dame, quindi parliamo di un'icona, diciamo, della cultura europea. E quello che mi verrebbe da dire è che l'anno prima c'è stato il crollo del Ponte Morandi, all'inizio nel 2000 c'è stato il crollo il collasso delle Torri Gemelle. Beh, insomma, sono fatti che hanno colpito la coscienza collettiva, soprattutto, e sono state percepite da tutti, come segni, come simulacri, diciamo, dell'Occidente, che collassano e che si fanno simbolo dell'economia, della cultura europea, dell'espansione del territorio attraverso le infrastrutture, dell'espansione delle città nel territorio, di modelli economici che sì. E allora anche questo ci fa riflettere, la tecnica del restauro si porta dentro, secondo me, anche queste motivazioni, dovendo restituire poi alla fine un patrimonio. Ci interroga ogni volta su questa nozione, che probabilmente va ogni volta rinnovata fin negli aspetti di dettaglio, che ovviamente sono fondamentali per dare senso alle cose, non sono una cosa aggiunta, una cosa semplicemente tecnica. Ci tenevo a dirlo questo, in ragione di verificare ogni volta i ponti stretti che ci sono fra la progettazione architettonica, diciamo così, generica, e gli aspetti specialistici e così importanti come in questo caso. Quindi veramente benvenuto, l'ascolteremo con grandissimo interesse. E quindi, a proposito di questo, io ringrazio ovviamente i curatori, che sono Giovanna Franco e Stefano Musso. A Giovanna Franco lascio la parola come direttore della Scuola di Specializzazione dei Beni Architettonici del Paesaggio di Genova. E se c'è la professoressa Annunziata Otteri, che è la corrispondente del Politecnico di Milano, lascerei anche a lei la possibilità di un saluto, e infine al curatore, diciamo, Stefano Musso, conoscitore profondo di Carlo Blasi e anche del suo profilo e del suo curriculum, lascerei poi l'introduzione. Grazie ancora, professor Blasi, l'ascoltiamo con molto interesse. Ovviamente aggiungo, c'era anche il coordinatore del nostro dottorato, il professor Manuel Gausa, questa che interverrà forse alla fine anche della sua conferenza. Abbiamo anche i nostri dottorandi, quindi le Benvenuto Lecture sono sempre delle occasioni di approfondimento per il nostro dottorato, quindi grazie anche per questo. Bene, Giovanna, lascio a te, di coordinare poi tutto. Sì, grazie, sì. Carmen. Il mio è solo un saluto per chi non mi conosce, come direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, e un enorme ringraziamento al relatore, che ha affrontato per la prima volta, ci ha detto, questa modalità
di conferenza telematica e che ha dimostrato veramente nell'ultima settimana una disponibilità eccezionale a prove, a creare questa piccola anteprima. Quindi la prima di cuore, la prima cosa che mi viene in mente è un ringraziamento enorme. Avevamo certamente in consiglio di scuola di specializzazione programmato le attività dell'anno e la conferenza del professor Blasi era a programma. Ma siamo stati tutti un po' travolti da questa emergenza Covid e abbiamo provato a portarla avanti e abbiamo riscontrato veramente questa enorme disponibilità. E allora ci è sembrato anche di non tenere confinato un evento così importante nell'ambito del Dipartimento, nell'ambito di Unige, perché credo che stiano partecipando anche studenti di altri corsi di laurea in altri dipartimenti, e abbiamo aperto anche, abbiamo provato a fare un lavoro congiunto con la scuola di specializzazione del Politecnico di Milano. Per cui devo dire che nella tragedia del Notre Dame, nella difficoltà dell'isolamento, per noi tutti, devo dire, per noi docenti e per questa incredibile squadra di tecnici che ci sta aiutando, è stata un'occasione per provare a guardare al di là, per portarci un po' più in alto della mera tecnicalità o del problema e del problema da affrontare, della didattica a distanza, e per offrire agli specializzandi, agli studenti, ai dottorandi, ai colleghi, ai docenti qualche cosa di veramente importante. Quindi il mio saluto si ferma qui. A questo punto io chiudo anche la mia telecamera, chiudo il mio microfono. Raccomando, prima di passare la parola alla collega del Politecnico di Milano, la professoressa Otteri, raccomando, come state facendo tutti, di chiudere i microfoni e le telecamere, perché questo ci aiuta nella migliore leggibilità e anche comprensibilità dell'audio. Abbiamo pensato di raccogliere le domande alla fine, perché siete in tanti e quindi temo che l'interruzione durante possa creare qualche problema. Abbiamo la chat aperta. Io terrò conto, appunto, se anche durante la conferenza del professor Blasi avrete delle curiosità e volete scriverle in chat, io mi incarico di mettere in ordine e poi di avviare una serie di domande e discussioni alla fine. Quindi ringrazio ancora tutti di questa numerosissima partecipazione e direi che do la parola a Nunzio Teri, la direttrice della Scuola di Specializzazione di Milano, che ho visto prima e che ora si sta collegando. Grazie ancora davvero. Buon pomeriggio a tutti, grazie Giovanna per questa occasione. Ci siamo sentite qualche tempo fa e avevamo pensato appunto che poteva essere un modo per sfruttare un'emergenza che non avremmo voluto vivere, per provare a fare delle iniziative congiunte. Questa mi è sembrata un'ottima occasione. Il professor Blasi lo rivedo e soprattutto lo riascolto volentieri e lo ringrazio anche a nome dei docenti e degli specializzandi e le specializzande della Scuola di Specializzazione di Milano, che io dirigo da appena un mese, quindi mi sembra un bellissimo esordio per questa mia nuova avventura, per cui lascio subito la parola ringraziando ancora Giovanna Franco e il Dipartimento DAD dell'Università di Genova. Grazie. Bene, allora chiediamo al professor Musso di fare l'ultima presentazione e poi grazie. Anzitutto concedetemi, al di là dei rituali, di salutare Carlo, senza titoli, e ringraziarlo anch'io a mia volta per la sua grande disponibilità. So che tutti volete sentire lui e non certo il sottoscritto, quindi cercherò di essere brevissimo, però tre cose le devo dire. Uno, ringrazio Giovanna e Nunzi perché penso che un'iniziativa congiunta delle due scuole possa aprire una via nuova alla vita delle scuole di specializzazione, quindi alla formazione di terzo livello, ma in precedenza anche a quelli precedenti, alla ricerca di sinergie. Nessuno di noi è autosufficiente e questi tempi difficili di coronavirus, tra luci e ombre,
forse ci spingono anche a superare alcuni steccati precedenti. Seconda cosa che voglio dire è che Carlo Bravi è la persona forse più adatta per superare gli steccati. Ne ha subiti nella sua vita precedente, lo sappiamo, poi vedrà lui se dirvi qualcosa a questo proposito oppure no, però davvero al di là della contingenza e al di là di quello che domani o dopodomani si deciderà di Notre Dame, ed è un problema enorme, penso che in questa comunicazione vi siano molti spunti, so che Carlo lancerà molti spunti, che devono indurre noi docenti a ripensare alla nostra didattica, a quello che insegniamo, a quello che serve nel mondo, non in modo strumentale, ma in modo serio, anche al di là di alcune ortodossie o di alcune liturgie di cui spesso siamo un po' vittime, diciamo così. Terza cosa è che chiedo a Carlo di svelare un piccolo dettaglio che io ho scoperto recentemente, cioè un suo antico rapporto con Genova, non tanto per stupido localismo, abbiamo aperto a Milano e a tutto il mondo perché non siamo, nonostante si pensi che i genovesi sono molto chiusi, non siamo così localistici, ma perché in quell'episodio, secondo me, vi sono alcuni germi del suo profilo scientifico, culturale e professionale. Terza cosa, non voglio ripetere qui le tante cosette di cui si è occupato, uomo di Firenze, battistero di Firenze, tempi di Angkor Wat, moschea di Mosul, perché le avete scritte nel suo profilo sulla locandina della Benvenuto Lecture, ma per almeno un caso, ma so che lui lo citerà, che è quello del Pantheon di Parigi, di Soufflot, un monumento cardine della storia dell'architettura e anche della nascente scienza e tecnica delle costruzioni tra 7 e 800, con tutte le problematiche che poi abbiamo scoperto ciò ha comportato, ma perché questo dà la cifra del come Notre Dame non gli è arrivato come dono gratuito degli dèi, ma alla fine di un percorso che a me piace declinare sotto una parola, competenze. Anche se il mondo attuale sembra andare in tutt'altra direzione, sembra che la comunicazione, pur che sia, vinca su tutto, io sono convinto della centralità e della crucialità della comunicazione, purché la comunicazione comunichi cose reali e competenze vere. E la storia di come Carlo Bravi, appeso alle guglie di Notre Dame, come vedrete, perché sono sicuro che l'immagine ci sarà, non l'ultima, ovviamente, una puntata di una storia lunga. E io tengo molto a questa questione delle competenze tecniche, professionali, ovviamente pensose. Un fare senza pensiero è un bric-a-brac. Un pensiero senza fare è un bla bla bla. Allora, tra questi due estremi, scusate se mi sono espresso non in modo accademicamente forbito, sta un po' la storia di Carlo Bravi. Io l'ho sentito poco prima dell'emergenza coronavirus a Parma, dove le nostre colleghe Eva Coisson e Federica Ottoni avevano organizzato con la SIRA, Società Italiana del Restauro dell'Architettura, una giornata sui rapporti tra didattica, ricerca, professione, e in quell'occasione avevano invitato Carlo Bravi a tenere la keynote lecture, come si dice, e lì è nato il mio invito spontaneo, immediato. Poi avremmo voluto averlo qui fisicamente, questo impegno ce lo siamo assunti, quindi Carlo ti inviteremo a Genova il prima possibile. Detto questo, tra le tante conseguenze non nefaste del Covid è che oggi ti possono ascoltare molte più persone di quante non avremmo potuto ospitare nell'aula Benvenuto della nostra facoltà, e ringrazio Carmen Andriani per aver ricordato, scusate ma ogni tanto ognuno si chiama anche dei meriti, che le Benvenuto Lecture, un po' sul modello delle Harvard Lecture o delle Oxford Lecture, eccetera, è un'idea nata qualche anno fa, diciamo sul mio stimolo. Grazie, lascio la parola a Carlo. Bene, io spero che mi vediate, do la buona giornata a tutti. Devo dire che gli interventi che mi hanno preceduto mi distraggono un po' dalle cose che devo dire, ma devo rispondere alle sollecitazioni di Stefano Musso.
Intanto ringraziando per questo invito, io sarei venuto volentieri a Genova, ma sono anche curioso di questo strumento. La mia esperienza di conferenze telematiche si limita a seguire qualche nipote quando è collegato con la scuola, quindi non so, non vedendo l'uditorio, non so quanto potrò essere efficace. Speriamo, spero nelle vostre domande. Ringrazio quindi, non faccio i nomi per non perdere tempo, tutti di coloro che mi hanno invitato, facce molte che conosco e che ho visto, i tecnici che mi hanno aiutato in questo collegamento. Stefano ha fatto riferimento ad un mio collegamento con Genova. In effetti mio padre è stato direttore del Dipartimento Lavori delle Ferrovie dello Stato di Genova per il progetto e l'esecuzione del raddoppio della linea La Spezia-Genova. Un lavoro molto difficile perché non c'era il posto per i cantieri. Gli unici posti fuori dalle gallerie erano le stazioni. Mio padre era un esperto di gallerie e quindi questo lavoro per lui è stato una grossa soddisfazione. E io, ragazzino, piccolino, ho avuto l'occasione di andare con lui sul carrello ferroviario, qualcosa di simile a quello che si vede nei film western, non era a mano, ma insomma era un carrellino dentro le gallerie, cose estremamente, estremamente suggestive. Ha fatto riferimento anche al Pantheon, effettivamente prima di Notre Dame a Parigi ho lavorato sul Pantheon, forse il mio incarico in quel caso è venuto grazie all'UNESCO, ma a questo punto mi sollecita a raccontare un fatterello. Mio padre, appunto ingegnere, laureato nel 1927, col primo stipendio acquistò il manuale dell'arte, il trattato dell'arte di costruire di Rondelet. Quindi io in casa, bambino, avevo questo trattato dell'arte di costruire. Intanto la dice lunga il fatto che nel 27 un ingegnere civile per prima cosa comprasse un volume non di scienze delle costruzioni, ma dell'arte di costruire. E io ragazzino mi ricordo, sfogliavo questo volume con tanti disegni, 10 volumi, e mi ricordo che leggevo di questa chiesa di Saint-Geneviève, aveva dei problemi strutturali, c'aveva delle cale di legno e cose di questo genere. Ecco, il giorno che mi hanno chiamato per Notre Dame, per me è stato veramente un momento che non dimenticherò. Sono stato chiamato per il Pantheon, volevo dire, evidentemente non lo dimenticherò perché è stato un ripensare alla mia infanzia. Il Pantheon, l'ha citato Stefano Musso, è particolarmente rilevante, anche se pochi lo sanno, perché praticamente è il primo edificio che è stato calcolato con i metodi moderni della scienza delle costruzioni, cioè sul quale sono stati fatti dei calcoli e delle prove sperimentali. Benissimo. Allora, vediamo questa avventura che mi è capitata. Devo dire che subito prima di Notre Dame mi avevano chiamato per la cattedrale di Clermont-Ferrand e un giovane architetto en chef che è responsabile di questa cattedrale, col quale avevo fatto amicizia, pochi anni prima, anzi uno o due anni prima, aveva fatto tutto il rilievo delle capriate del tetto di Notre Dame e quindi è stato subito associato al gruppo di architetti per la ricostruzione e probabilmente grazie a lui e grazie alla conoscenza che il Ministero della Cultura francese aveva del mio lavoro, ecco che sono stato chiamato. Però una domanda che sporge spontanea, ma perché un italiano? Ma con tutti i francesi che ci sono, esperti di strutture, le Col de Chaillot, tutte queste cose, perché sono andati a chiamare un italiano? Ebbene, la cosa non è casuale, a parte il fatto che qualcheduno mi conoscesse. Se noi andiamo a riguardare la nostra storia,
parto dal 68 con il terremoto del Belice, poi il Friuli, Norcia, l'Irpinia e poi tutti i terremoti più recenti. Tenete presente che io mi sono laureato nel 1972, quindi proprio nel momento in cui in Italia avvenivano questi terremoti, e se vedete si tratta di terremoti, questi quattro, con circa 4.000 morti, più di 4.000 morti. Ora, i terremoti recenti in Italia fortunatamente hanno fatto un numero di morti molto inferiore. Il trauma fu enorme, io mi ricordo, e nelle università si incominciò ad occuparsi del problema della conservazione non solo dei monumenti, della vita delle nostre città. Ecco, da quel momento sono passati, dal terremoto del Belice, sono 60 anni tra poco. Ecco, questi anni in Italia lo studio della stabilità di questi edifici si è enormemente sviluppato. Questi sono altri danni di quegli altri, 4.200 morti, quindi un numero enorme. E quindi in quegli anni abbiamo incominciato a fare delle prove e è iniziato quella preparazione, quella conoscenza, quell'esperienza delle costruzioni storiche in muratura che oggi è molto, molto diffusa. Devo dire che più si sviluppavano questi studi e meno nelle facoltà di architettura si affrontavano questi problemi. Oggi devo dire che molte di queste problematiche strutturali degli edifici storici sono un pochettino, a mio avviso, trascurate nei corsi di laurea in architettura, ma evidentemente quando c'è un vuoto poi viene subito riempito, per cui nelle nostre scuole di ingegneria abbiamo degli ottimi tecnici che piano piano stanno prendendo il posto di una parte consistente del nostro lavoro. Negli edifici storici, se noi togliamo la parte costruttiva, strutturale, di stabilità, perdiamo la comprensione dell'intero edificio. Una cupola, una volta a crociera, una capriata, sono tutti elementi formali ma che hanno uno strettissimo rapporto tra forma e aspetto architettonico. Ecco, questa esperienza ha portato dopo 40-50 anni, va bene, alla creazione delle linee guida, che io invito tutti a rivedere, coloro che non le conoscono, che sono un atteggiamento rivoluzionario di approccio ai calcoli, perché invece di fare i calcoli si dice che questa nostra l'analisi strutturale è uno studio locale, uno studio costruttivo, e con le parole di Roberto Di Stefano il consolidamento strutturale è innanzitutto analisi storica. Allora io mi domando quali sarebbero state le figure professionali che meglio avrebbero svolto questo ruolo di studio e di analisi storica, e dentro di me ero convinto che fossero gli architetti. Viceversa, vedo che purtroppo sia le materie di base che poi le materie tecniche, almeno anche nella mia ultima sede, quella di Parma, piano piano sono state smantellate a favore di altre attività. Ecco, ciò nonostante, in Italia, grazie a questo gran numero di terremoti e di monumenti, siamo in molti ad avere ormai una esperienza per la salvaguardia di questi edifici. In Francia la situazione è diversa, diciamo che nelle scuole di architettura non si studia quasi nulla di scienza statica degli edifici. Nelle scuole di ingegneria la muratura è qualcosa di sconosciuto, per cui ancora c'è un vuoto. E questa è stata un po' la mia fortuna, perché sono stato chiamato, ripeto, non solo su Notre Dame ma anche su altri edifici per svolgere questa esperienza di esperto di strutture e muratura. In Francia non sanno se chiamarmi ingegnere o architetto, perché per loro appunto gli architetti sono delle persone che così istituzionalmente sanno molto poco di strutture.
Arriviamo a Notre Dame. L'immagine che vedete è quella della chiesa prima dell'incendio. Con questo grande ponteggio costruito appoggiandosi sopra le murature delle navate laterali e con la previsione di realizzare anche una parte alta, perché questo ponteggio che vedete qua è un ponteggio che era stato pensato per il restauro della flash, della guglia. Non mi domandate perché è scoppiato l'incendio, non lo so, non si sa, e quindi possiamo limitarci a dire che forse è stato un cortocircuito. Ecco, questo ponteggio, vedete che è un ponteggio notevole, lo rivedremo in varie immagini, perché è un elemento importante in questa attività che abbiamo svolto e che ancora stiamo svolgendo su questo edificio. Vabbè, poi l'incendio l'avrete visto tutti voi saprete di queste immagini, avete visto queste immagini veramente, veramente drammatiche. E spento finalmente l'incendio, quali sono i danni che questo ha prodotto? Allora, intanto il ponteggio. Ecco, questa immagine vi dà l'idea della precarietà di questo mostro che è rimasto in piedi. Questo mostro si appoggiava sul tetto, si appoggiava sulle navate laterali con delle piastre inserite, bulloni nelle pietre, e vedete sta in piedi per miracolo, le parti centrali sono fuse. Io credo che se questo ponteggio fosse crollato, buona parte della cattedrale sarebbe crollata. Quindi la fortuna è che, nonostante queste parti che si sono piegate, che vuol dire che hanno raggiunto circa gli 800 gradi, però fortunatamente è rimasto in piedi. Capite, lo vedremo tra poco, che smontarlo non è un problema perché è tutto fuso e va tagliato a pezzetti. Tutto il tetto è bruciato, lo vedete qua, e quindi questa era la situazione delle coperture. Un'altra immagine di questo mostro terrificante, ed un'altra ancora, vedete la parte centrale dove c'era la flash, e queste parti qua rimaste delle volte. Come si vede anche in questa immagine, la crociera centrale è crollata e sono crollate altre parti consistenti delle volte. Danni anche in altri punti, per esempio questo ancoraggio con le variazioni termiche ha creato dei danni alla pietra. Questa è la situazione subito dopo l'incendio, ma in alcuni punti la situazione, nonostante tutto, è ancora questa, perché evidentemente non è facile smontare, poi vedremo perché, tutti questi pezzi. Ecco, questa è la visione della crociera centrale con tutte queste travi. Comprendete il trauma subito dalle volte, sia per la temperatura sia per le travi che sono cadute. Ecco, un'altra immagine, tanto per rendersi conto della situazione e anche del pericolo della situazione, perché qui ci sono elementi pericolosi, difficile avvicinarsi, difficile e pericoloso camminare sotto. La situazione delle macerie della crociera centrale subito dopo l'incendio. Le volte che sono crollate, questa parte, questo foro che vedete qua è la guglia che si è incastrata, si è infilata nella navata, e queste volte che sono essenzialmente crollate per la concomitanza di alte temperature e di urti violenti. Soprattutto la parte della crociera centrale, costruita da Viollet le Duc, ha subito l'implosione della flash. Un'altra immagine sui danni per farvi comprendere come le volte siano in una situazione molto precaria. Tra l'altro non è chiaro perché ci sono queste macchie grigie, il tetto era coperto da lastre di piombo, queste si sono fuse, diventate veramente liquefatte, tant'è vero che poi sono scese giù per i pluviali e a terra ci troviamo dei laghi di piombo.
Lo spessore delle volte è molto sottile, questa è una volta del coro più antico, 18 cm circa, la navata di un secolo posteriore è di circa 18 cm. Capite che camminare sopra e camminare sotto è cosa estremamente pericolosa e anzi ancora proibita. Questi sono i muri del sottotetto, qui il fuoco ha veramente fatto dei danni enormi alla pietra e direi che semplificando molto possiamo dire che mentre vabbè, il tetto di legno si deve rifare tutto nuovo, la pietra è quella che presenta i maggiori problemi e i maggiori danni. Queste forme stondate sono caratteristiche delle pietre bruciate perché esplodono, gli spigoli saltano e vedete quante parti sono saltate di questi muri che sostenevano le coperture. Un altro esempio delle parti stondate, voi capite che qui il problema è gravissimo perché se uno dovesse rivolere tutto perfetto, evidentemente tutta la parte alta della cattedrale dovrebbe essere smontata e rifatta. Vi parlavo del piombo, a destra vedete una cascata di piombo, il piombo non solo si è fuso, ma poi la polvere di piombo si è diffusa da tutte le parti sul cantiere, sono stati trovati dei livelli di presenza di polvere molto elevati e questo ha imposto una delle prime grossissime difficoltà perché gli operai, come vedremo, ecco qua, devono lavorare con maschere contro il piombo, quando si entra dentro poi si esce fuori, bisogna decontaminarsi, bisogna fare la doccia tutti, quindi è una maniera veramente faticosa di lavorare. Ultimamente si è aggiunto il virus, queste tute potrebbero andare bene per il virus, il problema è che poi dopo evidentemente non si può andare a fare la doccia insieme e quindi anche tutta l'organizzazione del cantiere in questo momento deve essere ripensata. Data la pericolosità si deve lavorare appesi, con le tute appesi. Anche gli architetti, anche i restauratori, se non sbaglio, ecco qua l'immagine che Stefano Musso ricordava, anche gli architetti hanno dovuto fare, i professori hanno dovuto fare il corso per cordista per imparare a stare appesi alle corde, alle funi, in maniera da poter fare le ispezioni. Ecco, ora non voglio dire che nelle scuole di architettura si debba insegnare fare un corso per cordista, ma insomma può capitare anche di questo nella nostra bellissima attività. Evidentemente ho parlato delle scuole di architettura, mi perdoneranno i laureati di altre facoltà, gli ingegneri, evidentemente vale per tutti. Che cosa è stato fatto nei primi mesi? È stata messa una protezione, va bene, la protezione poi è stata estesa. Questa parte centrale evidentemente non può essere protetta, ci piove dentro. È stato inserito un sistema di monitoraggio sia delle strutture murarie che del ponteggio. Evidentemente quando si fa un sistema di monitoraggio bisogna associare sempre un monitoraggio della temperatura perché come vedete poi c'è uno stretto rapporto tra variazioni termiche e deformazioni delle strutture, per cui se non si confrontano questi due dati non riusciamo ad avere un'indicazione di quello che effettivamente succede. La navata è stata pulita, essenzialmente con dei robot per evitare dalle persone di camminarci all'interno e questa è la visione un po' spettrale della navata centrale dell'interno della chiesa. Le vetrate sono state smontate, fortunatamente non ci sono stati danni alle vetrate della chiesa, solo quelle del sottotetto, ma di minore importanza. Si è incominciato a pulire le volte nelle zone dove si è potuto accedere.
pulizia molto difficile, ripeto, poi ci vuole l'aspirapolvere per il piombo, e tutte queste operazioni fatte senza andare per ora a camminare sopra le volte. Problemi di equilibrio si sono anche presentati subito dopo il crollo. Voi senz'altro sapete leggere una struttura gotica, capite facilmente come sia una struttura estremamente fragile, nel senso che ogni elemento è essenziale per la stabilità e per l'equilibrio. È una struttura più o meno isostatica, più o meno, per cui se manca un pezzo diventa labile e rischia di perdere il proprio equilibrio. Le volte spingono, questa spinta viene trasmessa, viene equilibrata dagli archi rampanti che a loro volta vanno a spingere sopra i contrafforti. Quindi è un sistema di equilibrio estremamente preciso e anche non particolarmente difficile da studiare. Ecco un'altra immagine di questo castello di stecchini, non me ne vogliono i francesi, e in particolare della parte dell'equilibrio tra le volte e gli archi rampanti. Archi rampanti estremamente esili che rispetto ad altre cattedrali come Chartres, Reims, non hanno un appoggio intermedio sopra le colonne delle navate laterali, ma sono a tutta altezza direttamente dalla spinta delle volte fino ai contrafforti. Ecco, voi capite che se noi andiamo a togliere una parte delle volte, questo equilibrio viene messo in crisi e quindi ci si trova in una situazione nel quale l'equilibrio è affidato all'attrito, ad altri resistente, ad altre tensioni che però sono molto poco affidabili. Il nostro lavoro in particolare è stato quello di andare a quantificare queste spinte. Evidentemente lavoriamo con i mezzi, diciamo così, più attuali di modellazione, ma non solo, anche con tante valutazioni di quelli che sono i meccanismi di collasso locali che chi conosce le norme guida avrà ben appreso. Abbiamo fatto evidentemente, come dicevo, delle modellazioni numeriche per avere una indicazione qualitativa, ripeto qualitativa, sì, i modelli numerici in quanto numerici ci danno dei numeri, quindi ci danno dei valori, ma questo modello qui che vedete è stato fatto l'anno scorso a settembre-ottobre, siamo ancora a lavorarci sopra, perché non conosciamo bene i parametri, la meccanica, le caratteristiche meccaniche, certe cose non tornano, cioè non bisogna pensare che uno fa un modellino, in genere affidato a un giovane neolaureato, e che poi dopo il modellino dà i risultati. No, far tornare queste cose è estremamente complesso, farle tornare con la realtà fisica, anche se l'aspetto esterno sembra che rappresenti perfettamente la realtà. Quindi ci siamo preoccupati della spinta degli archi rampanti, e questo ha portato alla decisione che era opportuno questi archi rampanti sostenerli con delle centine, o meglio, più che sostenerli, mettere delle centine accostate sotto senza sollevarli, senza toccarli, perché evidentemente se ci dovessero essere dei piccoli cedimenti, questi qui, quegli archi rampanti si potessero appoggiare e non spingessero. Però è facile, ma poi dove si appoggiano questi archi rampanti? Perché questi archi rampanti evidentemente hanno la necessità, sono pesi, nel caso ci si appoggino sopra gli archi rampanti, le centine pesano, e ora mi si è ribloccato, ma insomma si ripartirà, si appoggiano in punti particolari. Ora, dato che le strutture gotiche sono costituite da nervature, non è facile andare ad appoggiare un peso
che poi con il resto del ponteggio raggiunge le 25-30 tonnellate di peso, andarla a appoggiare sopra queste strutture leggere. I punti più delicati, mi dilungo perché il modello non va avanti, non capisco perché si sia bloccato. Ecco qua, ora è ripartito. I punti più delicati sono stati quelli degli appoggi in queste tre zone. E se ritorno un minuto indietro, questo appoggio qua, vedete, e qua dentro c'è la navata, va a gravare sopra le reni di questo arco. E allora che cosa si fa? Si entra dentro, siamo entrati dentro tutti questi cunicoli, non è facilissimo, in più con le maschere, e abbiamo notato che esistevano già delle lesioni, quindi ricerca delle lesioni, dei sistemi fessurativi, e queste lesioni in questa posizione evidentemente erano la conseguenza della spinta degli archi delle tribune che spingono verso l'esterno e avevano portato la frattura. Pensate, il timore di andare ad aggiungere dei carichi in questo punto, quindi aumentare la spinta. Il rilievo laser scanner ha anche messo in evidenza che effettivamente queste colonne, questi pilastri sono leggermente deformati. Ecco la lesione, e quindi abbiamo imposto che per poter realizzare tutti i ponteggi, anche quelli futuri, era necessario andare a rinforzare. Ecco, questi sono un esempio dei conti che noi abbiamo fatto. Quindi voi vedete i problemi del cantiere. Anche qui, chi è che dirige il cantiere? Dirige il cantiere uno che è esperto di storia dell'architettura, è sufficiente, o ci vuole per dirigere un cantiere di questo genere anche una conoscenza effettiva della stabilità di queste strutture? Spero che vediate la slide con il grande ponteggio, quello che ormai chiamiamo le Grand Parapluie, che è l'idea che abbiamo in corso in questo momento, per ora, se non viene cambiata, di andare a costruire un grosso ponteggio per poter ricostruire tutta la copertura con calma. Capite che questo elemento si appoggia sopra le strutture antiche e che, oltre al proprio peso, magari non determinante, c'è il vento, e posso assicurare che l'anno scorso c'è stato un momento di forte vento, una tempesta col vento a 70 km all'ora, e anche se questo ponteggio ancora non esiste, però abbiamo tutti avuto abbastanza paura. Ecco, questa è una immagine, spero che a questo punto la vediate, è un'immagine della posa in opera delle centine. La forma degli archi, grazie del tuo pollice, mi fa molto piacere, mi tranquillizza. La forma degli archi rampanti è stata rilevata con dei laser scanner, per cui le centine sono state preparate a terra, una diversa dall'altra, e sono state messe in opera, come vedete in questa immagine che a me piace tantissimo, sono state messe in opera, sollevate con estrema attenzione. Torno a dire, anche questo fa parte del nostro lavoro di architetti, di esperti di costruzioni, di esperti di cantiere e di esperti delle murature antiche, di come funzionano. Non parlo del problema degli appalti, perché qui ci sono appalti di decine di milioni di euro fatti per l'urgenza, senza contratti. Un po' voi a Genova ormai siete esperti con il ponte, dobbiamo riconoscere che il ponte di Genova, costruito in un tempo incredibile, io avevo previsto dai 5 ai 10 anni, ecco, è stato possibile perché è stata bypassata la burocrazia. Ed è la dimostrazione di come, bypassando la burocrazia, si potrebbero fare cose bellissime in tempi molto rapidi, risparmiando tantissimi soldi.
Il problema è chi si prende la responsabilità. C'è stato un problema di questo genere ad agosto dell'anno scorso, l'hanno superato, a novembre è subentrato lo Stato nella direzione dei lavori e quindi si può permettere di fare appalti direttamente sulla fiducia e senza perdere tempo in fare gare d'appalto. Gare d'appalto, altro problema che gli architetti, disciplina che gli architetti e gli ingegneri devono conoscere perfettamente se non vogliono passare grossi guai. Un'altra immagine, vedete, abbiamo evitato di distruggere qualche guglia con questa operazione e devo dire con maestranze molto, molto qualificate. Queste sono immagini delle centine poste nella loro posizione. Capite? Vi voglio far notare la snellezza degli archi. Guardate, questi archi hanno una sezione veramente di poche decime nei 10 centimetri. Le vetrate sono state tutte tolte. I timpani senza il tetto evidentemente erano diventate delle bandiere che potevano crollare per la spinta del vento e quindi è stato necessario fare delle strutture di supporto di questi timpani. Attualmente stiamo studiando la possibilità di realizzare dei ponteggi all'interno per sostenere le volte, per mettere in sicurezza e poter camminare sopra le volte. Ancora questo non è stato realizzato e quindi ancora sopra le volte non possiamo camminare per fare le ispezioni. L'idea è quella appunto di fare un grande tetto, come vi dicevo prima, stiamo verificando che cosa questo produce sulle antiche strutture, perché evidentemente le sollecitazioni anche dinamiche che si verranno a creare non saranno da poco, saranno maggiori di quelle del tetto precedente, perché questo gran parapluì sarà ben più grande della copertura originaria. Ecco, per farvi avere un'idea dei problemi che sono attualmente in corso. Dei pilastri alla base sono stati danneggiati dal fuoco, fortunatamente soltanto due, è l'unico posto dove le travi cadute hanno prodotto dei danni, quindi sono state cerchiate, fortunatamente sono dei danni abbastanza limitati e quindi io credo che con delle tassellature ce la caveremo. Anche qui si è dovuto fare una valutazione di quelle che sono i carichi che trasmettono questi piloni al terreno per capire se la parte danneggiata poteva essere tolta senza grossi problemi o avrebbe compromesso la stabilità. Altri problemi che uno non si aspetta, per esempio, sono queste griglie. Queste griglie sono le griglie della reazione. Se ci sono le griglie vuol dire che sotto il pavimento ci sono dei grossi canali percorribili. E non solo qui sotto ci sono i canali dell'aria, ma c'è anche la cripta con tutti i vescovi che sono stati sepolti e non è che sia facile andare a fare dei ponteggi tra una tomba e l'altra per sostenere il pavimento, per mettere i ponteggi, e comunque qui sotto dovremo mettere in opera dei ponteggi. Ecco qua le parti danneggiate, spero che le vediate più o meno in tempo reale. Sono stati previsti dei ponteggi come questo. Ecco, spero che ora vediate le colonne con i carichi e al piede. Sono circa 2500 tonnellate, 250 tonnellate il carico alla base delle colonne principali. Il problema dello smontaggio di questo mostro, evidentemente non è consentito salire sopra,
dagli operai, e quindi in più tutti i nodi sono fusi, non si possono smontare, ed è comprensibile che se uno va a tagliare queste parti qua, le altre due parti crollano l'una sull'altra e viene giù mezza cattedrale. Ecco, spero che questa immagine sia sufficientemente chiara del problema dello smontaggio di questo mostro. Guardate le dimensioni e oltretutto pensate che questo si appoggia sopra le colonne delle navate laterali del matroneo e delle navate laterali. E mentre prima si appoggiava sul tetto, lo vedete dalla forma, tutto il peso ora va a gravare sopra le murature. Cosa abbiamo deciso di fare, e questo subito prima del blocco per l'epidemia, è stato deciso di realizzare delle cerchiature, cioè rinforzare questo ponteggio, perché in questa maniera avevamo la sicurezza che le parti aggiunte fossero in grado di svolgere il loro ruolo strutturale, e poi dall'alto gli operatori hanno incominciato a smontare, a tagliare a pezzi il ponteggio per portare via i pezzi. Ecco, questo è avvenuto, questo inizio di questo lavoro è avvenuto a marzo e purtroppo ci siamo fermati. È per me un incubo questo ponteggio, perché non siamo in grado di sapere quelle che sono le coazioni che ci sono tra il ponteggio e le murature. Possiamo solo controllare che non ci siano dei nuovi movimenti. Lo studio del cantiere, ripeto, è cosa fondamentale. Questa è un'immagine molto significativa. È stata montata una gru di più di 100 metri di altezza per permettere di lavorare portando via tutti i pezzi e poi dopo si spera per mettere in opera le nuove capriate. Messa in sicurezza, conoscenza e diagnostica sono le fasi normali di un cantiere di restauro. Rilievo la laser scanner, evidentemente la fortuna ha voluto che fosse stato fatto il rilievo delle volte pochi anni prima, quindi siamo in grado, lo vedremo in un'altra immagine, di fare un confronto tra quella che era la geometria precedente e quella che era la geometria dopo l'incendio. Studiamo queste situazioni, curve di livello, per fare le mappe del danno che tutti voi conoscete perfettamente. Certo, per fare le mappe del danno bisognerà camminare qua sopra, bisognerà fare le centine sotto i ponteggi, perché evidentemente, non sapendo la situazione di queste volte, non è pensabile ancora di poterci camminare sopra. La diagnosi poi dovrà essere estesa evidentemente a questi muri, questi sono i muri del sottotetto dei quali vi parlavo prima, e qui, anche qui sarà un lavoro molto attento, molto accurato. Ci sono delle grosse scaglie che andranno tolte, ci sono delle microfessure. E allora stiamo misurando con il georadar, che è uno strumento che a me ha sempre dato risultati molto poco convincenti, ma per ora è parso lo strumento migliore per una prima diagnosi di questi muri. Il 29 avremo una conferenza, una riunione a 5 a 6 per decidere un pochettino che cosa fare di questi muri. Ora, in Francia spesso si opera con smontaggi e rimontaggi. Si parlava prima del Pantheon. Il Pantheon aveva la lanterna che era abbastanza danneggiata dal ferro arrugginito all'interno. Ebbene, è stata tutta smontata e praticamente è stata rifatta nuova.
la mia sensazione è che qui su Notre Dame, tutto sommato, la decisione di andare a prendere pezzi di pietra, toglierli e sostituirli, sia una decisione molto difficile e che probabilmente si cercherà di fare di tutto per salvare quanto più possibile delle pietre antiche. Oggettivamente non è un'operazione facile, anche se questi muri non devono apparentemente, ma ci ritorneremo sopra, sostenere dei grossi carichi. Delle volte, vi ho già detto, dovremo fare tutta una mappatura di tutte le volte, stradosso ed intradosso, e probabilmente alcune parti, se sono piene di piombo, se sono completamente bruciate, se hanno perso di consistenza, può darsi che si debba fare anche degli smontaggi. Alcune parti dove si è potuto lavorare sembrano in stato accettabile. Sopra c'era una cappa di calcio, un manto di calcio che comunque qualche cosa ha fatto come protezione. Ecco, qui abbiamo un po' il confronto tra una parte a destra, una parte pulita, e viceversa sulla sinistra una parte sulla quale chiaramente per la precarietà non si è ancora intervenuti. Le pietre cadute sono state tutte catalogate, alcune hanno scarsa rilevanza, altre sono sagomate, quelle degli archi trasversali, degli arconi, delle pietre di chiave, quindi quello che è stato possibile recuperare è stato recuperato. Non ci sono ancora, lo dico subito, le idee chiare su come operare per ricostruire, anche perché, ripeto, ancora una mappatura del danno delle volte, che è uno dei problemi principali, ancora non è stato fatto. Faremo, si spera, prove comunque di schiacciamento delle pietre danneggiate per vedere quanto reggono, ultrasuoni, perforazioni con un trapano calibrato per vedere se ci sono danni all'esterno. Questi trapani ci dicono la forza che ci vuole per penetrare, quindi un confronto tra una pietra sana e una pietra danneggiata, riusciamo a coglierlo. E anche l'analisi cromatica dà delle indicazioni rapide ma interessanti. È stata fatta anche una mappatura delle volte in base al loro colore dopo l'incendio. E poi il modello numerico, questo è uno strumento puramente di calcolo, apparentemente una cosa eccezionale, questo è il lavoro che stiamo facendo noi, tutto torna, sembra vero, poi in realtà dentro ci sono mille approssimazioni, ci sono mille incertezze sul comportamento del materiale, non sappiamo bene, lo vedremo tra poco, quelle che sono i traumi subiti durante l'incendio, quindi un po' come le linee guida raccomandano, lavoriamo con questi numeri ma a livello, diciamo, grosso modo a livello qualitativo. Io ho sempre detto ai miei studenti che se in questi calcoli uno fa un errore del 100%, così, beh, insomma, può essere abbastanza soddisfatto, soprattutto per quanto riguarda gli stati tensionali. Le deformazioni no, gli errori che si fanno nelle deformazioni sono facilmente intorno a 10 volte tanto. Questi modelli bellissimi, colorati, veramente sono interessanti, ci aiutano a capire ogni tanto dai modelli che danno dei risultati strani, si capisce delle cose che magari con l'intuizione non eravamo arrivati a comprendere. Ecco, una cosa che si può dire è che i nostri colleghi architetti e ingegneri del periodo gotico dovevano essere veramente molto bravi. Perché le strutture tornano perfettamente, le dimensioni sono perfette, le dimensioni
di questi archi rampanti così piccole sono calibrate effettivamente sul livello tensionale giusto. Il livello tensionale, cioè il tasso al quale lavorano le pietre, è abbastanza uniforme, non ci sono delle concentrazioni particolari di tensione. Quello che voi vedete qui sono le deformazioni, non sono gli stati tensionali. Le deformazioni che, come vedete, se volete divertirvi a leggere, sono simmetriche. Questa parte qua si è spostata orizzontalmente da una parte e questa opposta è a livello opposto, si è spostata dall'altra parte. Ecco, come hanno fatto? Non erano molto bravi e noi oggi dobbiamo riconoscere che senza strumenti di questo genere sono arrivati a dimensionare le cose in maniera perfetta. Ecco, il rovescio è questo: se sono stati capaci loro di dimensionare queste cose senza gli strumenti di calcolo che noi oggi abbiamo, vuol dire che possiamo farlo anche noi e che non è poi così assolutamente necessario andare a ricercare una verità al 100% in questi strumenti, che sono potentissimi, utilissimi, ripeto utilissimi, ma anche molto molto infidi, perché possano raccontare, se uno non se ne accorge, anche possono dare i numeri del lotto. Questo è il modello della struttura lesionata e questo è un rilievo recente, abbastanza interessante, perché è il confronto tra la geometria indeformata, la geometria prima dell'incendio e la geometria dopo l'incendio. Grosso modo possiamo dire che le zone rosse si sono abbassate e le zone viola, cioè le nervature, si sono alzate. Allora, facendo un conto, sempre con quegli strumenti che vi dicevo prima, delle deformazioni per una temperatura che potrà essere stata di 300, 400, 500 gradi, forse anche di più, noi teoricamente avremmo degli innalzamenti delle volte per le deformazioni di dilatazione della pietra dell'ordine di 6-7 centimetri. Ora, le murature non sono così elastiche che dopo l'incendio, tolta la temperatura, ritornano come prima. Quindi questi innalzamenti delle nervature probabilmente sono legati proprio a questo, al fatto che queste si sono rialzate e poi non sono tornate come prima. Probabilmente le volte, queste zone rosse che si sono viceversa abbassate, probabilmente sono quelle che hanno saputo, essendo molto sottili, anche il trauma dei pesi che sono cascati sopra. Quindi contemporaneamente possiamo aver avuto un innalzamento e un abbassamento. Ecco, una deformata che in maniera molto molto schematica può essere quella indicata in questa immagine, dove la parte delle volte più sottili probabilmente si sono leggermente abbassate per l'urto, per i pesi di tutto il tetto o del piombo che prima gravavano viceversa direttamente sopra i muri. Ecco, questo è grosso modo quello che abbiamo fatto finora. È passato un anno e di ricostruzione ne abbiamo parlato pochissimo, veramente molto poco. Subito dopo l'incendio, tutti architetti famosissimi, commentatori, storici dell'arte italiani, famosissimi, si sono sempre in televisione, hanno subito parlato di come doveva essere fatto la ricostruzione. Ecco, io ho passato non so quanto tempo, molto tempo, un'ora quasi, a dirvi tutte le difficoltà, tutte le problematiche che abbiamo passato e anche farvi intravedere le competenze necessarie per questi aspetti. Ora, se non c'era questa sosta della pandemia, con giugno dovevamo cominciare a pensare alla ricostruzione. Ci sono dei problemi ovviamente di conservazione delle pietre danneggiate, come si fa
fa a rinforzarle senza sostituirle? E c'è il problema di ricostruire le parti mancanti, quale forma dare alle volte che hanno avuto queste deformazioni, quale forma dare alle coperture, con quali materiali realizzarle. Abbiamo visto, l'avrete visto anche voi, le proposte più divertenti, le vedremo. E poi ci sono dei problemi, proprio di problemi di cantiere, come fare i ponteggi, dove appoggiarsi, come se facciamo un grande ombrellone e poi come si fa a montare le capriate dentro. Perché la gru, evidentemente, se c'è l'ombrellone ha dei problemi, allora deve essere un ombrellone apribile. E ora ci sono aggiunti i problemi del piombo e problemi anche del virus che per qualche mese ancora ci accompagneranno. Non sono problemi secondari per una soluzione che già è la cosa importante. No, la soluzione dipende dal fatto che la soluzione costruttiva dipende anche dalla soluzione di queste problematiche tecniche. Come dicevo prima, la forma e il comportamento strutturale in questi edifici sono strettamente connessi, così il cantiere, la realizzazione e anche i materiali con i quali ricostruire sono strettamente tra loro collegati. Allora, per le volte, forse le volte sono uno dei problemi più semplici, perché effettivamente il livello del tasso di lavoro delle murature delle volte non è altissimo, e quindi, salvo i problemi di togliere le parti danneggiate, è evidente che queste mancanze, queste lacune verranno trattate come delle lacune da ricostruire, quindi le volte verranno ricostruite. C'è chi vorrebbe ricostruirle con gli stessi blocchi di pietra. Non lo so, a me la cosa convince fino a un certo punto. Non è che se uno rimette le stesse pietre e poi ha rifatto la volta di prima. L'esperienza mia è stata quella della ricostruzione del ponte di Mostar, dove le pietre ottomane erano quasi sacre, e quindi tutti sono convinti che il ponte sia stato ricostruito con le antiche pietre, e in realtà tutti gli archi, tutte le parti importanti del ponte, delle pietre tagliate, sono nuove. Le vecchie pietre sono state utilizzate per fare il riempimento, perché erano tutte maciullate e danneggiate. Quindi non so, però sicuramente questa parte verrà ricostruita con le stesse tecniche e la stessa muratura. Il problema è di come ripartire e come valutare la capacità resistente di queste parti, e ancora, perché ancora sono lì, come rimuovere queste grosse travi delle coperture. Anche l'interno le volte andranno ricostruite. C'è il grosso problema che sono tutte danneggiate, che il fuoco le ha fatte cambiare colore, insomma ci sono poi dei problemi di conservazione che non sono dei problemi molto facili, ma direi che se vogliamo parlare di come ricostruirle, direi che senz'altro questo sarà il metodo che verrà utilizzato. E qui un inciso che non c'entra molto con Notre Dame, ma per dire che non sempre le volte si possono ricostruire esattamente nella stessa maniera. Dipende dalle varie situazioni. Io per Notre Dame sono convinto che rifarle come era prima sia la soluzione migliore, anche perché tutte le parti sottostanti non sono danneggiate, e quindi perché non ricostruirle nel modo con il quale erano prima e hanno lavorato per 7-8 secoli senza problemi. Questa è la cattedrale di Mirandola, che ha avuto una parte di tetti sfondati, ma con delle volte in parte rimaste, che noi abbiamo ricostruito. Quindi qui, come vedete, la stessa maniera di operare con la quale probabilmente opereremo a Notre Dame, mentre
la situazione può sembrare simile, la differenza qui è che le strutture murarie, e anche da questa immagine si comprende della, che è portanti le coperture, sono delle strutture molto povere, molto fatte con mattoni e poco cementate tra loro, quindi qui il problema era se si ricostruisce le volte in mattoni, guardate l'altezza delle volte qua su in alto, e poi crollano i muri, e allora che cosa si fa? Ecco, in questo caso abbiamo pensato di salvaguardare tutta la parte rimasta e di realizzare delle coperture e delle volte che qui vedete schematizzate, e qua vedete una volta costruite delle volte staccate dai muri, che sono dei grandi ombrelloni sospesi che hanno riprodotto la volumetria all'interno della chiesa, ma che non hanno il peso e non generano le spinte che erano presenti con le volte in muratura. Ecco, questa è la chiesa ricostruita, come vedete, così il primo colpo d'occhio non denuncia il trauma subito. In realtà le volte sono staccate, ma questo ci ha permesso di conservare tutti i capitelli, tutte le parti rimaste, conservandole come degli oggetti da salvaguardare, da conservare, e rifare leggere le parti soprastanti. Un altro esempio diverso, sempre abbiamo seguito, è la ricostruzione del Teatro Petruzzelli, dove tutta la volta del teatro, come vedete dall'immagine, era bruciata, e è stato rifatto tutta una struttura nuova, progettata pezzo per pezzo per essere preparata e montata in opera. Questa è una struttura della quale io sono molto fiero. Non è visibile. Perché non è visibile? Perché poi dopo all'interno c'è l'intonaco, ci sono tutte le decorazioni. Ecco qua in alto vedete il teatro finito, non si vede nulla, però questo dà un'indicazione di come sia sciocco parlare di semplicità del ricostruire com'era e dov'era. Nel senso, a parte che ricostruire com'era, come ci insegna Aldo Rossi, non è possibile, ma seppure l'interno del teatro, la scenografia, la scena, diciamo, del teatro è rimasta la stessa, e dietro questo c'è un'opera che è un'opera di progettazione. Professoressa prima parlava appunto di connessioni tra la progettazione del nuovo e gli interventi di restauro. E beh, questo è un progetto di un'architettura che, anche se è nascosta, non per questo perde la propria validità architettonica, e quindi non è una banale ricostruzione come era. Altro intervento sul quale stiamo lavorando per le ricostruzioni è la Rocca di San Felice sul Panaro. Qui le ricostruzioni verranno fatte sono in corso con file di mattoni con una trama leggermente diversa, perché in questo caso siano riconoscibili anche dall'esterno. Vi ho fatto vedere queste tre immagini così per farvi comprendere come anche la ricostruzione, ripeto, com'era, non è poi questa cosa così semplice e così, perché poi la piccola differenza da tutti i punti di vista estetico, storico, di lettura del monumento, può portare risultati diversi, e quindi va attentamente valutata. Ecco, qui le pietre dovremo decidere quali sostituire e quali conservare. Io spero che questo arcone, che è all'interno, quindi non è visibile dall'esterno, rimanga, perché in questo caso queste pietre non hanno una grossissima rilevanza strutturale, ma altre sicuramente andranno tolte. Poi c'è la ricostruzione di questo sottotetto bellissimo. Non è stata presa una decisione. All'inizio si parlava di fare un confronto, vediamo se si fa di legno, se si deve fare di ferro, cose di questo genere.
direi che mentre in un primo momento si pensava di fare varie modellazioni, poi ci siamo tutti convinti di una semplice valutazione. La struttura di legno ha funzionato bene. Ora, una sperimentazione durata 7-8 secoli non è poca cosa, è sicuramente qualche cosa di molto più preciso di quanto possa essere un calcolo strutturale nuovo. Il calcolo strutturale è virtuale, è un'approssimazione. Qui noi abbiamo un prototipo che è stato in piedi per 8 secoli. Quindi come si fa ad avere la stessa garanzia con un calcolo strutturale di una struttura nuova? Sicuramente se noi andiamo a rivedere questa vecchia struttura, andiamo a vedere quali interventi, perché come vedremo tra poco ne è stato fatto il rilievo prima, quali rinforzi sono stati fatti, quindi quali sono i punti deboli, se noi andiamo a ricostruirla come era prima, sicuramente è come se avessimo una garanzia di resistenza per i prossimi altri 800 anni. Io ho lavorato a Monte Oliveto, abbiamo rifatto i tetti di Monte Oliveto che erano stati ricostruiti dopo la guerra in latte cemento tagliando le capriate, e sono intervenuto per ricostruire i tetti perché questi sono crollati dopo 30-40 anni perché le nuove strutture non erano idonee, eppure erano state progettate e calcolate e poi erano crollate. Ecco, quindi penso che la strada sarà quella di andare a fare un'analisi storica di tutti gli interventi che sono stati fatti, aggiungerci le nostre valutazioni, come vedremo i nostri calcoli, per vedere di riproporre qualcosa del genere. Devo dire che poi anche qui non è poi così semplice, perché come si fa? Si usa legno massello, si usa legno lamellare, si usa il bilama, il trilama, i pannelli esterni si fanno in pannelli, si fanno in tavole, la finitura la facciamo asciata o la facciamo a filo di sega? Dobbiamo avere lo stesso effetto di rustico oppure l'importante è fare una struttura uguale perché così siamo sicuri che regga, ma l'aspetto sarà più moderno. Ancora una volta non è così banale ricostruire come era. In questo caso abbiamo, come avevo detto all'inizio, il rilievo preciso fatto da Rémy Fromond, architetto en chef dei monumenti di Francia, giovane architetto veramente molto bravo, che io ho avuto la fortuna di conoscere sulla cattedrale di Clermont-Ferrand. Lui ha fatto un rilievo molto dettagliato, anche manuale, di tutta la carpenteria, quindi noi abbiamo esattamente quella che era la carpenteria prima del crollo. Altri esempi anche qui può essere interessante, poi si scopre che tante cattedrali gotiche hanno avuto i tetti persi per incendi, per la guerra, e le ricostruzioni sono state le più varie. Dopo la guerra, oltretutto, c'erano problemi di legname, e questa è la cattedrale di Reims, e questa è la cattedrale in fase di costruzione con delle strutture che in parte sono state in buona parte realizzate in cemento armato. Quindi abbiamo delle soluzioni diverse. Questa è la cattedrale di Clermont-Ferrand, anche in questa è stata fatta una struttura completamente nuova e oggi, tra l'altro molto, molto suggestiva, e oggi stiamo studiando come rinforzare questi archi in muratura, perché gli archi in muratura non funzionano tanto bene quanto tira il vento, e quindi probabilmente se all'epoca della ricostruzione avessero rifatto le strutture di legno, forse sarebbe stato meglio. Hanno già iniziato in Francia, gli esperti di legno sono veramente molto bravi nelle costruzioni,
Quindi già sono iniziate le prove per vedere quali problemi ci possano essere. E qui vedete dei perni di legno, un po' come vi dicevo prima, ma mettiamo perni di legno o mettiamo perni di ferro? Dove mancava qualche cosa, cosa facciamo? Questa è una finitura che vedete qui a filo di sega, ma ci sono i boscaioli francesi che assicurano che loro sono in grado di rifare le travi una per una tagliandole con l'ascia. E poi c'è il problema delle norme. Io per esperienza altrove, ora vedremo, ho detto guardate attenzione, dico, poi facciamo i calcoli e i calcoli ci dicono che in base alle norme attuali, eurocodice e cose del genere, la struttura è pericolosa, chi è che si prende la responsabilità di rifarla uguale? Se la dobbiamo fare più grossa, l'aspetto cambia tutto. La risposta che mi è stata data è stata questa: no, questo è un edificio monumentale, possiamo tranquillamente rifarla come vogliamo. Ma in Francia non hanno diciamo la pratica di tante ricostruzioni che abbiamo avuto noi, e secondo me anche le norme, per quel che ho potuto vedere, non sono norme così, così precise. E in Italia, con ahimè le tante costruzioni, l'esperienza che abbiamo, questo problema del rispetto delle norme è un problema nel quale continuamente ci imbattiamo. Anche dimenticando qualche volta quelle che sono le norme di riferimento, perché io attualmente sto facendo una gara per un appalto di una chiesa storica e il ministero ci ha scritto che bisogna rispettare le norme tecniche, quando nelle norme tecniche c'è scritto che per gli edifici monumentali quelle norme non si applicano, ma si applicano le linee guida. Quindi questo per dirvi come le confusioni e il rispetto delle norme sia un problema molto grosso. E qui un fatterello divertente, significativo, nel restauro, questo è prima del terremoto, di un teatrino del 1883, abbiamo fatto il progetto e ci siamo diciamo incontrati con i responsabili della regione Emilia Romagna, del servizio geologico e sismico, per spiegare il problema. E lì ci è stato detto che noi dovevamo, nonostante la legge dica che le norme tecniche non si applicano agli edifici monumentali, però il responsabile voleva che si applicassero, perché altrimenti lui non approvava, e se non approva non si costruisce, non c'è l'approvazione, non si hanno i finanziamenti, quindi sono delle situazioni alle quali uno non ha strumenti per difendersi, bisognerebbe ricorrere al Consiglio di Stato, si perdono anni, quindi niente da fare. In particolare ci viene richiesto di rispettare il carico di 200 kg al metro quadrato per i sottotetti. La legge non prevede attuale nessuna indicazione per i sottotetti, però il carico minimo da altre parti è 200, quindi 200 kg al metro quadro per i sottotetti. Dato le dimensioni del sottotetto, questo equivaleva circa ad un totale di 120 tonnellate che noi dovevamo caricare sotto nel sottotetto del teatrino del 1883. E 120 tonnellate di carico nel sottotetto che dovevano essere sopportate sismicamente. Ecco, 120 tonnellate corrispondono a 3 autotreni. Cosa c'entrano 3 autotreni nel sottotetto di un teatrino del 1883? Nulla. Per cui che cosa abbiamo fatto? Non vi annoio, abbiamo aggirato le cose, abbiamo un po'... Però la richiesta che ci è stata fatta è questa, per dirvi come le norme a volte creano delle problematiche anche, a mio avviso, non molto ragionevoli. Ma l'architetta in chef ha detto: non ci preoccupiamo, l'edificio è storico, possiamo fare quello che vogliamo. E quindi abbiamo incominciato a fare delle valutazioni su questa struttura, e confesso con mia
grande sorpresa, la struttura di legno è in grado di sopportare anche il vento delle normative recenti, anzi anche un vento superiore a quello previsto dalle normative. Ancora una volta, tanto di onore agli architetti e agli ingegneri che hanno costruito queste cattedrali. C'è stato però, ancora una volta per dire come poi ci sono i particolari, i dettagli e non sia banale ricostruire, c'è stato un problema. Il vento è forte e la struttura di legno è in grado di sopportare la spinta del vento, ma lo trasferisce, evidentemente tutto il vento viene trasferito in questo caso al muro verticale, che abbiamo visto molto danneggiato, questo sulla destra. Quello di sinistra non lavora perché non è possibile ancorare perfettamente. Comunque, anche se lavorasse entrambi i muri, va bene, e il problema è che questi muri non sono su questa altezza in grado di sopportare il ribaltamento, la forza del vento, che è una forza veramente consistente. Ancora una volta però i costruttori dell'epoca ci avevano pensato, perché vedete questi elementi qua inclinati, e questa è un'aggiunta strana, e un grosso palo messo verticalmente. Questi elementi servono perché la spinta del vento venga incanalata più verso il basso, verso gli archi rampanti. Probabilmente andranno rinforzati questi elementi per salvaguardare questi muri perimetrali, ancor più oggi che sono danneggiati, probabilmente andrà aggiunto qualche cosa perché questo possa funzionare in maniera da spostare la spinta verso il basso. La flash di Viollet-le-Duc è stata anche questa già modellata per vedere se ci sono, come per le capriate, delle problematiche, ma sembra che Viollet-le-Duc sia stato perfetto nel suo dimensionamento senza calcoli. Ma va ricostruita o non va ricostruita? Ed ecco qua arriviamo alle polemiche dei primi giorni dopo l'incendio, dove ne è stata detta di tutti i colori su questa guglia, che è un fatto storico, che non esisteva, che è uno scempio, che non deve essere rifatta, che bisogna progettare qualcosa di nuovo e cose di questo genere. Ecco, questa è un'immagine, una ricostruzione della chiesa fino al XVIII secolo. Fino al XVIII secolo la chiesa aveva una guglia, non c'è dubbio. Ne abbiamo tantissime dimostrazioni, ne abbiamo dei rilievi. Questa guglia di legno si è ammalorata e nel XVIII secolo, verso la metà, la seconda parte del XVIII secolo, del 1700, è stata smontata. E poi alla fine del 1700 in Francia succede qualche cosina, qualche trambusto, come la rivoluzione francese, per cui la Notre Dame non solo rimane senza la guglia ricostruita, ma in pessimo stato di conservazione. Le statue, sapete, vengono sfregiate, vengono abbattute, viene tagliata la testa e cose di questo genere. Questa è un'immagine, mi sembra, del 1500 con la guglia che vediamo qua. E questa è una immagine dell'Ottocento, prima dell'intervento di Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc che cosa ha pensato? Ha pensato di riproporla, e se non ci fosse stata la rivoluzione francese probabilmente sarebbe stata ricostruita immediatamente. Ed ecco qua il progetto della flèche, esattamente come era quando è stata smontata. Poi si sa, gli architetti, l'appetito viene mangiando, ognuno vuole magari aggiungere qualche cosa e quindi
Viollet-le-Duc, fatta più alta, ha lasciato il segno del proprio tempo. Spesso si dice che nel restauro bisogna lasciare il segno del proprio tempo. Viollet-le-Duc ha fatto, si è comportato in maniera estremamente corretta, come ci viene insegnato, non ha fatto un falso storico, ha fatto un'aguglia che assomiglia, riprende forme, ma è un'aguglia del suo tempo. Eccola qua, totalmente in legno, con rivestimenti di piombo. Addirittura i legnaioli l'hanno già predisposta, quindi siamo pronti. E questa è un'immagine di prima dell'incendio. Guardate l'enormità di queste travi composite. Quindi un'opera bellissima, veramente è l'arte di costruire. Guardate, rispetto ad una persona, quanto sono grosse queste travi. Sono state messe in opera dall'interno, la crociera centrale era stata smontata, poi è stata costruita l'aguglia, poi è stata ricostruita la crociera centrale. Quindi un'opera eccezionale, un'opera che a mio avviso deve avere tutto il nostro interesse e il nostro rispetto, e non come qualcuno ha detto, ma anche di persone che si passano per molto qualificate, beh, sta fatta nell'Ottocento, è una schifezza, perché se si dovesse demolire tutte le cose fatte nell'Ottocento, poveretti noi, guardate gli incastri, guardate la bellezza di questo oggetto. Ecco, questo non è l'aguglia, ma è una delle torri. Anche qui, entrarci dentro, vi posso assicurare, è una cosa eccezionale. E questa che vedete qua è una delle torri della cattedrale di Clermont-Ferrand, che ho avuto la fortuna di cominciare a studiare l'anno scorso, prima dell'incendio, anzi ormai 2 anni fa. Ebbene, questa è la cattedrale di Clermont-Ferrand. La cattedrale che inizia nel 1300, via via la navata viene fatta nel 1500, e le due guglie, le due frecce, sono costruite nel XIX secolo da Viollet-le-Duc. Cioè tutto questo pezzettino della cattedrale di Clermont-Ferrand è stato fatto da Viollet-le-Duc nel XIX secolo. Falso storico, ha violentato Viollet-le-Duc la cattedrale, eccetera, di questo genere. Ecco, vi posso assicurare che camminandoci dentro e vedendo queste operazioni si ha la sensazione di un'opera di grandissima architettura. Non è che se un'opera non è stata fatta nel 1300 è una schifezza. E quindi il rispetto per queste costruzioni, a mio avviso, è, direi, banale e doveroso. Così come se noi dovessimo andare a togliere tutti i mostri che sono diventati una delle caratteristiche di Notre Dame, messi in opera da Viollet-le-Duc. Ecco, il governo francese, subito dopo l'incendio, ha parlato di concorso di idee. Subito, evidentemente, tutti si sono scatenati, e quindi noi abbiamo ora tanti progetti tra i quali poter scegliere, dalla piscina da realizzare nel sottotetto, alla piramide del Louvre trasportata qua sotto, a soluzioni di cristallo, aguglie altissime fatte qui sopra. Devo dire che i responsabili di Notre Dame si sono messi le mani nei capelli e si sono domandati come mai i politici avevano fatto una proposta così populista come quella di dire faremo un concorso per l'aguglia di Notre Dame. Per ora non se ne parla, non so quella che sarà la soluzione che verrà realizzata, però il problema non è così banale e non è un problema poi da affrontare in maniera molto semplicistica. Noi abbiamo già tante esperienze di crolli, e come tutti voi sapete benissimo, il com'era e dov'era è iniziato con il campanile di San Marco 1902, sul quale ugualmente, sembra veramente di ripetere la storia, c'è stato un fervore di proposte di ricostruzione, come qui vedete, le più varie e in stile evidentemente dell'epoca. Sembra
proprio di rivivere lo stesso periodo, e poi si è deciso di rifare il campanile come era, quasi interamente come era, o meglio con la stessa immagine, perché in fondo l'immagine ha un valore sociale, ha un valore urbanistico, insomma le componenti nelle decisioni sono estremamente importanti. Ma anche Firenze, da Firenze dove vi parlo, vuole la sua. Questo è il ponte a Santa Trinita della Mannati del XVI secolo, che è stato ricostruito con un lavoro veramente di studio delle fotografie, di fotogrammetria accuratissimo. Veramente in questo caso il ponte è stato costruito esattamente come era, con le stesse tecniche, con gli stessi scappellini. Ebbene, vi posso assicurare che è il più bel ponte di tutto il corso dell'Arno. È un ponte elegantissimo e bellissimo. Meno male che, a mio avviso, è stato ricostruito in questa maniera. Altri ponti che sono stati ricostruiti, soprattutto dopo la guerra, con povertà di mezzi, non hanno la stessa eleganza dei ponti precedenti. Non è che io voglio dire che si deve costruire in questa maniera. Come vedete, nella cattedrale di Mirandola ho fatto le volte completamente diverse, finte. A Bari abbiamo lavorato in maniera diversa, quindi si può lavorare in molti modi. La scelta non è banale, non è che tutto quello che viene rifatto è disprezzabile, è paccottiglia. Questo arco, secondo me, così ribassato, è un'opera d'arte che era ragionevole riproporre. Poi accanto, appena passato il ponte, c'è una grande lapide che ricorda il crollo, ricorda i costruttori, ricorda che è stato ricostruito, gli architetti che l'hanno ricostruito, e quindi non è un falso storico, ma è un vero ponte ricostruito dopo la guerra, nel secolo passato. Ecco, e con questa immagine io mi fermo, molto contento, in cima al ponteggio. Non pensate che le ragazze si vestano di blu e i maschietti si vestono di bianco, insomma questa è un po' una cosa casuale. Ecco, mi fermo, vedo Giovanna con molto piacere. Allora, io mi sono presa questo anche divertente incarico di moderatore, che è la prima volta che faccio, e prima di moderare vorrei approfittare per dire due parole. La tua conferenza è stata, come ci immaginavamo tutti, anche senza conoscerti, meravigliosa, eccezionale, perché non solo perché ci porti un'esperienza diretta, ma per il modo in cui hai raccontato alcune cose, per le cose che hai detto a livelli diversi, e quindi che persone di provenienza, cultura e anche età diverse credo siano state in grado di cogliere. Un ragionamento molto importante anche sul discorso delle nuove tecnologie e dei rischi quando ci si affida totalmente ad esse. Ma devo dire che prima, e poi vi dirò anche come ho segnato gli interventi, e quindi darò la parola, ti ringrazio anche perché in questo momento di assenza fisica, di lontananza fisica, credo si sviluppino di più altre sensibilità, altri sensi che non sono quelli più legati al nostro contatto quotidiano. E con questa conferenza tu ci hai intanto elevato lo spirito, come ti avevo già detto quando ci siamo conosciuti, ci hai dato la possibilità di una grande interazione tra noi. Tu non hai visto, ma io ho tenuto aperta la chat, e parallelamente alla tua conferenza, senza nulla perdere, si è scatenato un interessantissimo anche dibattito tra le persone che poi interverranno. Ma devo dire anche che hai in fondo in me, almeno nella mia generazione, io sono genovese e ho studiato a Genova, certamente ci hai fatto ritornare alle nostre radici, al nostro passato. Io non l'ho detto prima, ma l'allora facoltà di Genova
è nata sulla figura del nostro grande preside Edoardo Benvenuto, che ci insegnava la scienza delle costruzioni in un modo molto raffinato, forse incomprensibile, diciamo, a uno studente medio che si aspettava di dover semplicemente rispondere ed essere in grado di fare dei calcoli. E poi anche vorrei ricordare la persona che mi ha introdotto già in età adulta, perché anche molte cose non le avevo capite da studente, all'arte del costruire, come hai detto tu, e ai tuoi riferimenti, che è stato Gianni Galliani, con cui molti, molti di noi si sono formati, che ci insegnava a guardare in modo qualitativo, che non diciamo numerico, però ci insegnava ad apprezzare esattamente queste cose. E quindi è stato un ritorno al passato e anche un po' una commozione, diciamo così, almeno a livello personale. Dunque io ora vi dico le prenotazioni, certamente ci sono molte domande. Io intanto ero sicura che questo tuo intervento sarebbe durato più di un'ora. Io spero che tu non sia ancora troppo stanco, perché molte persone vogliono interagire con te. E quindi nell'ordine c'è stato un interessantissimo dibattito che è venuto fuori su varie cose che hai detto, partendo dalla ricostruzione all'identica all'inizio, su cui poi sei ritornato, tra Stefano Musso e Massimo Corradi, che si sono entrambi prenotati, il professor Manuel Gausa, che ci segue da Barcellona, dove abita, che si è prenotato, poi Carmen Andriani e poi vedo Valeria Pracchi del Politecnico di Milano per adesso e me la segno. E quindi lascerei la parola a Stefano nell'ordine in cui io ho preso, poi a Massimo e poi Manuele, Carmen, Valeria. Prego Stefano. Grazie Carlo, grazie, perché ero sicuro, quando ho deciso e ho proposto di invitarti, che avresti fornito 1000 ragioni di riflessione. Tra queste metto in primo luogo il problema della costruzione. L'architettura, come ha detto qualcuno avanti di me, non nasce per essere contemplata, deve stare in piedi, deve essere utilizzata, deve essere utile agli uomini, ai loro bisogni, e deve essere sicura per gli uomini. Quindi colgo da tutto il tuo intervento questo accento fondamentale sull'arte del costruire. Poi, con tutte le annessi e connessi giusti spunti rispetto ai limiti dei nostri metodi di calcolo, che sono venuti dopo la costruzione di tanti edifici antichi. Giovanna ha ricordato Gianni Galliani, lui era solito ricordare l'aneddoto di Sikorsky, l'inventore dell'elicottero, che non trovando persone disponibili a finanziare il proprio progetto, dopo tanto, quando riuscì a realizzare il proprio progetto, fece scrivere sul muro della prima fabbrica di elicotteri la frase: il calabrone, per le leggi dell'aerodinamica, non potrebbe volare, non dovrebbe volare. Il calabrone non ha studiato le leggi dell'aerodinamica, vola e si frega. È un po' la stessa cosa della cupola di Santa Maria del Fiore, di cui si è occupato. Per cui Brunelleschi non aveva i teoremi della linea elastica piuttosto che il nocciolo centrale di inerzia, però realizzò qualcosa che è lì e ha sopportato la prova del tempo. Dopodiché ti ringrazio anche perché il tuo modo schietto e semplice, ma diretto, hai messo sul campo una serie di questioni che a volte sono trattate in modo assolutamente ideologico, per me insopportabile, che sono appunto il costruire alle identiche, il non costruire alle identiche, la modernità, il nuovo, però al centro, secondo me, deve rimanere comunque l'attenzione al costruire, alla capacità del costruire, e a far sì che qualunque cosa ci inventiamo regga la prova del tempo. Quindi ti ringrazio tantissimo, non voglio togliere spazio a chi verrà dopo di me, le polemiche o le possibili i possibili alterchi tra le varie posizioni,
che in parte sono emerse anche nella chat, secondo me hanno fatto il loro tempo. Quindi mi auguro che da questa tua conferenza nasca a tutti a abbandonare schieramenti di tipo video Stiamo perdendo la connessione. No, dicevo semplicemente che mi auguro che dalla sua lezione nasca un invito a tutti a abbandonare schieramenti ideologici o semplici formulette o ricette da applicare in modo differenziato, e nasca di nuovo un pensiero sulla costruzione nel mondo costruito. Grazie. Direi andiamo avanti con le domande e poi magari sì. Rispondo. Allora io direi Massimo Corradi. Eccomi, sì. Buongiorno, grazie. Grazie professore, credo mi veda, spero. Sì. La ringrazio della sua bella lezione. Io l'ho conosciuta tanti anni fa a Firenze, quando venivo con Edoardo Benvenuto alle riunioni del dottorato e tante belle cose, con Salvatore Di Pasquale, Antonino Giuffrè, i miei maestri, eccetera. Anche i miei, mi fa piacere che lei li abbia ricordati, l'avrei ricordato io. Io mi ricordo alcune lezioni di Benvenuto eccellenti, oltretutto con un grande spirito, quindi era un divertimento, un piacere l'apprendimento. E io mi sono rivisto nella sua chiacchierata molto bella, mi sono rivisto più giovane ad ascoltare di nuovi maestri. Io vorrei fare più che la domanda, vorrei fare un commento anche un po' indirizzato ai tanti studenti che ci sono. Io spero che tutti i miei studenti del corso siano venuti, e anche un po' per riprendere una chiacchierata che abbiamo fatto con Stefano Musso nella chat. È un problema complesso, ne siamo tutti consapevoli, e sono contento che lei se ne occupi con, come si dice, col buon senso, la conoscenza e le competenze. Io da mio lato, per formazione culturale, venendo dalla storia della scienza, io sono cresciuto con Edoardo Benvenuto, quindi sono di quella formazione scientifica, pur avendo fatto scienze, avendola abbandonata per altri interessi di ricerca. Io sono favorevole alla ricostruzione con gli stessi materiali, con le stesse tecniche e tecnologie costruttive, e come ho scritto a Stefano, non credo sia una ricostruzione pseudo-identiche, ma sia invece una ricostruzione coerente con le forme geometriche, con i sistemi costruttivi, ma soprattutto con la statica e la stabilità della costruzione come l'avevano pensata gli architetti gotici. Perché ricostruire con le stesse tecniche, tecnologie, gli stessi accorgimenti, la stessa, come direbbe Galileo, sensata esperienza che avevano loro, secondo me nulla altera, ma anzi sostituisce quello che non funziona più, quello che ha malorato, e ridà un senso strutturale, un funzionamento statico coerente alla struttura nel suo insieme. Sono convinto che sono utili gli strumenti di calcolo che lei ha fatto vedere, anche se io sono molto critico utilizzandoli ancora oggi, perché vedo ad esempio nelle mesh che non sono congruenti con la tessitura muraria, si fanno delle semplificazioni grandissime. Io ho provato a fare delle tessiture complesse e ci vogliono veramente degli strumenti di calcolo che forse ha solo la NASA per calcolare delle volte semplici, e anche perché parliamo di strutture murarie a vincoli monolaterali, giunti con attrito, dove si formano cinematismi di collasso, non sempre i nostri programmi di calcolo rispondono esattamente a queste istanze di calcolo. Per quello che lei ha fatto cenno sulle norme, e le norme sono un po' la nostra palla al piede, ma più che le norme io dico i funzionari, non le norme, perché forse le norme, se interpretate bene, sono più libere, e sono i funzionari che mettono un po' di pesi, ci rallentano nel nostro cammino. Io credo che ci vorrebbero meno norme e più buon senso, come ho scritto, e soprattutto una maggiore conoscenza dell'arte e della scienza del costruire, che anche nelle nostre scuole di architettura sta un pochino messa da parte, forse perché la considero una scienza minore, come diceva Edoardo, la storia la vedono come un orpello, come un abbellimento alla conoscenza. No, la storia è tutto, perché se noi non conoscessimo la storia non potremmo andare avanti, saremmo sempre al punto di partenza. E poi sull'intervento di Violet della Guglia, che secondo me è un intervento, e lei ha fatto vedere dal punto di vista strutturale, meraviglioso.
Beh, mi ricorda Alessandro Antonelli che quando ha rifatto tutto il San Gaudenzio a Novara è partito da un progetto piccolo e poi di volta in volta ci aggiungeva qualcosa fino a costruire la più alta struttura muraria d'Europa. Ecco, sono maestri questi, avranno fatto degli errori, avranno fatto delle cose meno condivisibili, d'accordo, però hanno costruito senza gli strumenti che abbiamo noi oggi, quindi grande merito perché lei ci ha fatto riconoscere, rivedere e riscoprire un'arte, una scienza che si sta un pochino dimenticando. Io di questo la ringrazio vivamente, anche a nome di tutti i miei studenti che hanno seguito e che non faranno domande perché sono molto timidi gli studenti. Però è stata una bella lezione, ringrazio Giovanna che mi ha avvisato di questa lezione perché per primo, Massimo, per primo ti ho avvisato. E io avevo lezione oggi nello stesso orario. Sì, esatto. Perché secondo me questa è una bella occasione e dovrebbero essercene di più, perché dovremmo portare queste istanze. Grazie a Stefano e grazie a tutti. La ringrazio anche però, professore, moltissimo, grazie. Ti ringrazio perché anche all'ultimo momento hai accettato di sospendere la lezione. Questa è una buona cosa. Grazie Stefano. Adesso mi stacco come telecamera e come voce, grazie. Bene, allora Manuel, grazie. Sì, infatti le due domande che aveva gliela ha risposto il professor Blasi. La prima cosa, grazie mille alla scuola specialistica, a Giovanna, evidentemente con la sua direttrice, a Stefano, invitare anche a fare una benvenuto, che questa è un'occasione diciamo importantissima del dipartimento, e anche al dottorato che è coinvolto anche, vedo 180, non so quante persone sono qui, moltissime, evidentemente i dottorandi sono là, e questa era una lezione che era chiaramente trasversale, era il dottorato chiaramente era una lezione che prendeva parte tecnica, parte culturale e parte anche urbana, no? E pertanto importantissimo. Ho stato felicissimo di sentire questa lezione, ho stato anche tristissimo, veramente distrotto e superato, anche perché non era consciente della gravità, della enorme gravità, sì che eravamo tutti concedi, però della enorme gravità della situazione, uno già lo può immaginare, ma onestamente per una persona come io, che sono diciamo di carattere emozionale, che Parigi è come la mia seconda città, perché ho studiato diciamo in Francia una parte della mia vita, e perché anche devo dire che simplemente mi piace un sacco questo panorama storico immaginario, è stato un dramma, però onestamente oggi vedendo la situazione due cose. La prima che era l'aspetto complesso, lei ha parlato una cosa importantissima che anche Stefano ha detto, la costruzione, l'esperienza. È vero che anche abbiamo mondi digitali, e io l'ho difeso a morte, no? Questa logica digitale, l'esperienza, alla fine il mestiere è importantissimo. Io sono tranquillissimo di che lei sia là. Anche sono stupefatto perché i francesi sono super ciovinisti, voglio dire che se lei è là, sicuro che siamo in buone mani, perché sapendo come sono i francesi vuol dire che e pertanto tutti i calcoli, tutto quello, hanno un punto che è quello che non si supera solo con i calcoli, con la digitalizzazione, che è un mestiere, l'esperienza, un po' anche il naso di vedere alcune cose, no? E qui si è visto una lezione magistrale in questo senso. Seconda cosa, la complessità di una restaurazione di questo tema, che è vero che lei l'ha spiegato molto tecnicamente, e questo ti dà una gran tranquillità, no? Tecnica, costruzione, come diceva Stefano, ma c'è una parte anche, possiamo dire, di altre sollecitazioni, c'è la parte della Chiesa in sé, che ha le sue specialiste, non lo so, a Parigi, no? A Spagna, li posso dire che anche le specialiste della Chiesa hanno le sue idee, e c'è l'architetto che prende in capo questo, c'è la situazione culturale, la politica, no? E tutto questo in una situazione così crea una situazione di una complessità totale. Io devo dire che mio nonno ha fatto la ricostruzione della cattedrale di Vic. Vic è una delle storiche sedi episcopali di Catalogna, una delle più vecchie, è stata bombardata e lui ha fatto la restaurazione, ha preso un attacco di cuore.
ha preso un attacco di cuore perché lui era come lei, era molto similare. Io quando lo parlava di un modo tecnico, costruttivo, anche di un modo, in quello momento anche gli architetti eravamo capaci di calcolare noi estesi, praticamente io non lo so fare, tutte le situazioni diciamo di calcoli strutturali, però allo stesso tempo questa cattedrale aveva pinture di José María Sert, che era un pittore degli anni 20, un pittore molto ricco, che aveva fatto tutta una serie di dipinti e che dopo la guerra, quando è stato bombardato, ha deciso la politica del momento di ricostruire con nuove pinture. E anche la chiesa aveva le sue cose. Devo dire che la tensione era tan alta che alla fine lui ha avuto un attacco di cuore, ma devo dire anche che grazie a che lui era un tecnico e un costruttore, ha scoperto che c'era una cripta. Sicuramente non si avrebbe scoperto se non fosse perché c'era alcuna cosa che non funzionava. La chiesa, le tecnici della chiesa non volevano aprire quella cripta perché per loro era un problema economico, però c'era e alcuna cosa nei calcoli non andavano bene perché sicuramente perché c'era questa cripta. Però voglio dire con questo che congratulazioni, perché sicuramente le tensioni del Notre Dame già sono al limite totale, è un icono, è un immaginario, capisco il suo ruolo, capisco anche, mi metto nella sua testa e nella testa di tutti quelli che sono là, e anche con il virus, io questo non l'avevo ni pensato e io non voglio ni pensarlo, la difficoltà che vuole dire questo, no? La logistica che vuole dire questa situazione. Pertanto, niente, finisco. Una cosa che mi ha fatto pensare molto la sua lezione è che alcune volte quando le architetture sono al limite delle convenzioni, quando portano i calcoli al limite, come io credo che l'architetto di Notre Dame, credo che era Pierre de Montreuil, uno dei primi, però non so, quelle arcivolte, diciamo noi in spagnolo, architrave, no? O vabbè, non lo so. Si portano al limite, o il Ponte Morandi, che è una cosa portata al limite che ti fa che quello sia eccezionale, dopo il restauro è complicatissimo, perché chiaro, è portato tan al limite, la cattedrale di Vic del mio padre non era tan drammatica, era una cattedrale gotica ricoperta dal neoclassico, tutte le colonne gotiche erano ricoperte di neoclassico, e pertanto sì, ha crollato, si è recuperato il neoclassico, però era quasi tutta consolidata. Quando è portata al limite totale le situazioni sono molto più complesse, però fanno questa singolarità enorme, no? Io la domanda che non l'aveva pensato, però che dopo alla fine quasi la stava dicendo, era l'effetto ultimo, no? Però questo sicuramente ora non lo può rispondere, perché ci sono tante domande di vedere come si fa la coperta, come si fa, eccetera. Io partecipo pienamente di ricostruire la freccia di Viollet-le-Duc, di non fare inventi, di non fare esperimenti politici e di tornare a un po' l'immagine. Però sì che c'è una cosa che era l'effetto pulito, no? E questo l'effetto pulito, l'effetto di dire lo restauriamo e lo puliamo per come poteva avere stato con colori prima, eccetera, o lo lasciamo in una situazione, non brutta, però diciamo dirty, un po' tal. Questo onestamente non ho la risposta, però è questa la mia domanda. Non è una domanda facile, però sarebbe una domanda da pensare. Sicuramente sarà un intermedio, sarà un equilibrio come tutte le buone risposte, no? Però va bene, la lascio là. Grazie mille per tutto e grazie mille in nome del dottorato per tutti i suoi spunti. Grazie Manuel per il tuo sempre entusiasmo. E lo sapevo e l'ho visto anche dalle chat, traspariva dallo scritto anche l'entusiasmo di tutti. Ora, se va ancora bene a Carlo, che vedo che sta puntando alcune note, darei la parola a Carmen Andriani, che si era prenotata. Mi vedete? Ci sono. Ecco. Sì, benissimo, grazie. Io, professor Blasi, sono veramente felice di averla conosciuta, di aver avuto l'opportunità di ascoltarla in questa bellissima lezione. Devo dire, vorrei venire con lei sulle impalcature la prossima volta, se è possibile, se possiamo, o anche vedere il cantiere così, anche magari non appesi. Quella immagine è straordinaria.
con la tuta, la maschera e poi fare la doccia. Assolutamente, sono disposta a tutto, veramente, perché voglio dire, stare così dentro la costruzione, proprio sospesi dentro la costruzione, appesi alle impalcature, beh, insomma, è una esperienza straordinaria e dà la misura di questa, di come la costruzione sia stata sempre una sorta di sfida fra l'uomo artefice, no? E l'opera che bisogna costruire o bisogna riparare, in questo caso bisogna riparare parecchio, quindi è come costruirla di nuovo. Pone le stesse questioni, anzi ancora peggio direi, perché c'è questo problema del mantenere, conservare, innovare, che è la questione centrale che si pone nel portare il segno del nostro tempo. Allora c'è contraddizione quando diciamo viva Viollet-le-Duc, che proprio è riuscito a in qualche modo continuare innovando, e non siamo in grado, perché nessuna di quelle immagini che ci ha mostrato mi convince personalmente, perché denuncia la volontà così un po' aleatoria, che non si appoggia a nulla, di lasciare un proprio segno comunque a qualunque prezzo. Ecco, no, non condivido nessuna delle immagini fantastiche che sono state proposte da architetti anche di grande firma, quindi si pone un però. D'altra parte dico, come Viollet-le-Duc, è importante lasciare il segno del nostro tempo, ma boh, non so, c'è questo tema di riuscire a lasciarlo, e non ho trovato ancora nessun segno che possa essere in grado. Allora, il discorso dal mio punto di vista si riconduce, lo diceva già bene anche Stefano Musso, e su questo mi trova particolarmente sensibile, alla costruzione, e lo diceva anche lei bene, alla storia della costruzione. Cioè, chi è il responsabile, chi sono le competenze coinvolte? Gli storici sicuramente, ma la storia della costruzione è sicuramente, che è poi scienza statica, ma ovviamente scienza statica che si pone il problema della forma. Gli ingegneri migliori che abbiamo avuto nello scorso secolo, cioè anche gli architetti migliori, non faccio differenza in nome della costruzione, mettevano una stretta corrispondenza fra la struttura e la forma, la struttura non come calcolo, ma come la struttura che cerca la forma. Maestri sono stati Morandi, Nervi, Musmeci, Zorzi. Allora, qui il discorso si sposta all'infrastruttura, che lei, di cui io mi occupo di infrastruttura e di cemento, cioè, ecco, quindi insomma un po' come nella storia della costruzione di questo materiale straordinario del Novecento, a partire dal ponte di Maillard, che Galileo, che Edoardo Benvenuto, più volte citato da voi, no, metteva fra i suoi oggetti platonici, non so come dire, ma insomma sicuramente, ed è dei primi del Novecento. Allora, sposto il discorso sull'infrastruttura. Sull'infrastruttura non c'è da bleffare, cioè non c'è equivoco. Le infrastrutture sono struttura e forma, ed è tanto sono più potenti quanto più struttura e forma coincidono. Quindi cupola del Brunelleschi, esatto. È un'infrastruttura, ma è proprio, sì, ovviamente ha ragione assolutamente, in un'accezione estesa dell'infrastruttura, cioè come dispositivo che è funzionale a. Allora, la mia domanda è più che altro una curiosità. Cosa pensa del ponte Morandi? Cioè, se lei, perché è molto recente il dibattito sulle infrastrutture come patrimonio, e dei primi del 2000 finalmente riconoscimento al ponte Musmeci, al ponte sul Basento di Sergio Musmeci, il valore di bene, di monumento, diciamo comunque di bene patrimoniale, e allo stesso tempo mantenendo la funzione. Allora, io credo che il ponte Morandi fosse da ascrivere a questa categoria. Quindi volevo, e c'è stato molto dibattimento sull'esito, diciamo, che ne ha visto la distruzione. Ecco, una questione complicata anche quella, e non voglio dare giudizi, è una soluzione complicata, si intreccia con tante altre ragioni.
però c'è modo di mantenere in vita il patrimonio anche declassando le funzioni, cambiando le funzioni, perché la storia ci insegna che i monumenti cosiddetti possono cadere in disgrazia nell'opinione pubblica o nel riconoscimento patrimonio, ciò in cui io mi identifico, a cui appartengo, mi sento di appartenere, anche nell'immagine, no? Per questo l'incendio a Notre Dame ha creato uno scombussolamento in tutto il mondo, così come il crollo del Ponte Morandi è stata una cosa incredibile dal punto di vista emotivo, globale, totale. Quindi, allora, questa era una considerazione, in realtà non è proprio una domanda, però la domanda asciutta è sulle infrastrutture, infrastrutture come patrimonio, perché adesso c'è il tema, lei ne ha fatto cenno giustamente, di tutte le infrastrutture degli anni 70 che cominciano a collassare, quindi c'è un problema di quantomeno di consolidamento strutturale, però molte di quelle che in Italia sono state costruite negli anni 60 dall'autostrada del Sole in poi sono ponti, viadotti di firma autorevole di scuola che hanno una, forniscono una testimonianza della storia della costruzione del nostro paese. Quindi questo problema credo che si sta già cominciando a porre adesso, ma si porrà in modo più esteso e noi dobbiamo trovarci pronti e forse dobbiamo formare anche i nostri futuri architetti anche a queste tematiche. Ringrazio, grazie. Veramente grazie. Grazie Carmen, intanto la chat si sta scatenando di commenti, ma tra questi commenti scatenati abbiamo due prenotazioni, come vi avevo detto, mi sembra che il resto poi siano solo commenti, quindi se hai ancora la pazienza darei la parola nell'ordine prima a Valeria Pracchi, il Politecnico di Milano, e poi sono molto contenta di aver avuto una prenotazione di un architetto svizzero-francese, si chiama Jean-François Cabestan. Credo di aver letto che ci segue da Ginevra e voleva farti una domanda sulle coperture. Quindi Valeria, prego. Grazie anche da Milano, professore. Io volevo partire con un aneddoto per dire che la questione è un po' sempre la stessa. Io ero a Pavia il giorno che crollò la torre, mi stavo laureando e mi sono laureata con la professoressa Binda e con uno storico dell'architettura. Da quel giorno le mie revisioni di tesi divennero un inferno perché l'una persona era contraria alla ricostruzione della torre, l'altra invece era del tutto favorevole. Questo in realtà mi ha portato non solo a seguire il problema, ma mi ha portato a una riflessione sulle modalità degli accadimenti calamitosi. A livello psicologico un terremoto è una cosa, una bomba è un'altra, e io credo che la percezione psicologica dell'evento conti molto poi anche nella risposta progettuale, o almeno questo è stato nella mia personale esperienza. Io quel giorno, quel rumore, quei morti e quella polvere, nonostante siano passati 30 anni, non li dimenticherò mai. La mia domanda è invece però un po' fuori. Parto però da un accenno che lei ha fatto all'inizio della sua conversazione. Io vorrei chiederle, dall'alto della sua lunga esperienza anche come docente, come lei ha visto modificarsi il mondo delle professionalità nell'ambito dei beni culturali, e visto che qui siamo anche con molti studenti delle scuole di specializzazione, se lei ci può dare una sua visione di cosa le sembra cambiato, ma cosa le sembra oggi da reintrodurre, forse da ripensare, in una formazione di cui lei ha già delineato un percorso metodologico. Ma ecco, lei ha fatto un accenno di come certe materie siano scomparse, e quindi volevo da lei qualche suggestione rispetto proprio alla formazione che oggi dobbiamo dare in questo mondo. La ringrazio ancora per la sua lezione. Bene, grazie. Allora Jean-François Cabestan. Mi senta? Sì, molto bene, piacere di conoscerla. Io sono, prego. Molto,
io vorrei assolutamente ringraziare tutti gli organizzatori di questo evento, Benevento Lectures, che ho saputo tramite un'amica del Politecnico di Losanna, Giulia Marino, che tra l'altro è italiana. Buongiorno professore, io sono molto intimidito di parlarle, perché io, il mio italiano è quel che è. Infatti ho saputo tutto, perché infatti siccome ho moltissimi amici in Italia, volevano vedere il documentario su di Notre Dame uscito poco fa, nel quale si parla di tutto, di tantissime cose. Poi un caro amico mio, un certo Carlo Mambriani, che naturalmente che conosce bene, mi ha detto: ma come mai non si parla in questo documentario dell'azione, dell'attività come consulente di Carlo Blasi? Mi meraviglio proprio di questo fatto. E così ho saputo di lei, ho saputo della sua conferenza che ha dato a Parma, che era un po' diversa di quella, perché si permetteva delle cose un po' di ironie che sono scomparse, devo dire, in questa sua... La ringrazio comunque tanto, perché mi è interessato poi delle cose che sono state dettagliate in una maniera che non c'era, cioè 2 o 3 mesi fa, quando ha preso esistito. Io sono francese, io sono anche svizzero, ho fatto la scuola di Chaillot, lì ho incontrato questo Philippe Villeneuve, infatti, che adesso, perché siamo più o meno, io forse un po' più anziano di lui, vabbè, coetanei, e così l'ho conosciuto, conosco molto bene, cioè io insegno alla Sorbonne a Parigi 1 la storia del restauro, cioè tutte queste cose, recupero sia di cose antiche, sia di cose moderne, sia cose, cioè, medioevali, non faccio differenza, l'architettura è un'unica cosa. Proprio. Io vorrei dire tantissime cose, ma non è il caso, perché so che ci sono molte persone che vorrebbero parlare. Io avrei così, per lanciare forse il dibattito, chiedere 2 cose molto diverse. Io sono molto, dal tempo che visito, che conosco l'Italia, io sono la questione della sostanza storica, il termine anche italiano, che noi traduciamo come substance historique, che è un po' meno carino in francese, vabbè. Però io condivido moltissimo quel che è stato detto a proposito della lanterna del Pantheon, e so bene che se i francesi la vengono a trovare, farla venire, cioè come il Bernini in carrozza con le tappe a Lione, poi tantissimi regali, alla fine non l'ascoltano, perché infatti la lanterna è stata completamente, come ha ben spiegato, non distrutta, però pietra per pietra smontata, poi rimontata, con una perdita enorme naturalmente di sostanza storica. Allora io avrei poi fatto più volte, si è parlato, perché io avevo certi, così abbiamo parlato delle centine tra di noi, le centine di Notre Dame, lei ha parlato in dettaglio del fatto di queste centine, il fatto della mancanza dell'appalto che ha fatto sì che alla fine, io avrei voluto capire se secondo lei, visto che le centine, questa è la prima domanda, le centine che sono state fatte di legno, non si sarebbe potuto fare come si fa dappertutto in Italia, con delle strutture più leggere, sia metalliche o con cemento di fibrocemento, no? Leggerissimo, che adesso si sarebbe potuto adattare sicuramente, senza porsi questi problemi di scarichi, che c'è una cosa in catena, cioè che fa sì che alla fine si è dovuto rinforzare tutte le tribune, no? del coso. Questa è la prima domanda. Poi una cosa che è molto interessato, il fatto che cioè, in rapporto col fatto della sostanza storica, il fatto che infatti tale quale dov'era, com'era, sì, è capito bene, poi naturalmente sì, ne parla molto, è tutto quello a Parigi naturalmente, dove non c'è assolutamente nessun dibattito, devo dire, per tutti quelli che ci ascoltano, di questa qualità, cioè io vedo qui, questo è un paradiso per me, sentire tutta quanta questa gente interessata, cioè professori, cioè tutti a capire bene quel che si potrebbe fare. E allora a un certo punto ha parlato del fatto del tetto e della presa al vento del tetto originario, quei pendici che sappiamo. E allora il fatto di rifarlo impone di stabilire sicuramente enormemente la testa, le parti alte dei muri, ambedue della facciata, sia perché da un lato che dall'altro, per mantenere questo tetto. E nel caso che noi volessimo conservare più sostanza storica, cioè i muri in alto,
immaginare forse un tetto meno alto sarebbe una possibilità, cioè non è che si debba fare, ma valutare il fatto di fare una cosa meno forse imponente a fin di conservare di più la sostanza. So bene che sono pronti in Francia a ricostruire tutto, anche i muri, anche, cioè, ha parlato bene, io vedo bene, ho ben capito che lei vorrebbe conservare il massimo di sostanza. Sarebbe una pista di un restauro, non so che, vabbè. Vorrei sentire su di queste due cose, se è possibile. La ringrazio tanto, professore. Non so se architetto, professore, per me comunque. Poi più di questo è amico di mio carissimo amico Carlo Mambriani. Scusate, prima grazie mille di questo bel intervento da lontano. E prima di dare la parola a Carlo, in realtà avrei altre due persone che desiderano partecipare. Una persona farà molto piacere a Carlo perché è Eva Coisson, spero di avere pronunciato bene il suo cognome, e ricevo un messaggio WhatsApp, ti lascio subito la parola Eva, ma da Lorenzo Iurina, che è collegato su YouTube, e quindi coloro che sono su YouTube non possono fare domande, e quindi mi chiede di chiederti qual è la tua opinione rispetto all'introduzione di nuove strutture parallele attive, ma dice anche che è rimasto affascinato come tutti noi. Quindi grazie Eva, ti lascio la parola. Grazie, grazie a tutti davvero per aver organizzato questa cosa, questa bella iniziativa, e a Nunzia Oteri che ci ha condiviso l'invito. E non potevo non cogliere l'occasione per salutare il mio maestro, e devo dire che ascoltando le sue parole mi sono venute in mente, sono andata a ripescare il testo, se mi date, se mi concedete proprio due minuti, volevo leggere un pezzo di delle Radici delle Cattedrali di Roland Bachmann, che ricalca molto bene quello che ci ha fatto vedere oggi e che ci ha anche raccontato un po' il professor Blasi. Se noi dovessimo oggi costruire le cattedrali dei gotici con i mezzi di cui essi disponevano e con le tecniche che essi non avremmo il coraggio di farlo. Per poter calcolare la resistenza di costruzioni uguali a quelle che i gotici seppero realizzare sarebbe necessario l'aiuto di calcolatori, lui scriveva nel 1981, e la cosa non dovrebbe essere impossibile, ma se si riuscisse a effettuare tale calcolo è estremamente probabile che si arriverebbe alla conclusione che queste cattedrali non dovrebbero poter stare in piedi, un po' come il calabrone di cui si parlava prima, almeno a giudicare secondo le norme abituali e secondo i coefficienti di sicurezza che noi applichiamo. In ogni caso, simili costruzioni sarebbero del tutto vietate dalle leggi e dai regolamenti che oggi siamo costretti ad applicare. Nessuno fra gli uffici di controllo potrebbe accettare di garantire le tecniche messe in opera empiricamente nelle cattedrali. Nessuna assicurazione accetterebbe di coprire anche solo per 10 anni la responsabilità di quegli audaci costruttori, le opere dei quali, ciò nonostante, esistono da secoli. Non si accorderebbe loro del resto neppure il permesso di costruire. Ma le cattedrali si burlano di noi dopo 8 secoli. Come possono queste folli cattedrali stare ancora in piedi? Come riuscirono i gotici a costruirle? E qui aggiungo io, credo che ci dobbiamo chiedere anche come possiamo fare oggi a tenerle in piedi. Forse, come ci ha mostrato molto bene oggi il professor Blasi, attraverso un pizzico di quel coraggio e anche di quella follia che hanno avuto i gotici nel costruirla. Quindi ringrazio ancora una volta per non solo per la lezione di oggi, ma per la lezione di anni che mi ha dato il professor Blasi in questa direzione, che cerchiamo di portare avanti a Parma insieme a Federico Ottoni, che è in collegamento, ma in questo stesso momento. Grazie, arrivederci. Ringrazio tutti. Devo dire che per rispondere ci vorrebbe... Sì, certo. Un'altra ora ci vorrebbero, perché i temi sono stati non solo enormi, ma molto
molto, per me molto sensibili, hanno stimolato cose che ho ricordato, cose che ho vissuto in prima persona, quindi sarò certamente molto molto rapido e me ne scuso. A Stefano, che parlava delle posizioni preconcette, io quando, dopo 20 anni di scienze e tecniche delle costruzioni, sono passato al restauro e alla partecipato alla prima riunione di restauratori con una baruffa infinita tra Dezzi Barche, Dezzi Bardeschi e Marconi, persone delle quali sono diventato poi carissimo amico, va bene? Però le riunioni al restauro erano uno scontro, anzi non si potevano fare perché erano uno scontro tra Dezzi Bardeschi e Marconi. Ecco, io credo che purtroppo per il tempo che è passato, persone che mancano, e questi fondamentalismi siano sbagliati. Penso che oggi serenamente possiamo superare i fondamentalismi. Io sono stato sempre contrario a questo. Io ammiro, tanto per intendersi, Andrea Bruno, le cose che lui fa nelle ricostruzioni, che non sono certo com'era e dov'era, e ammiro anche chi riesce a riprodurre cose esattamente come erano. A Massimo Corradi devo dire che, a proposito dei modelli numerici, è da novembre che noi cerchiamo di utilizzare questi modelli numerici, ci siamo dotati di supercalcolatori per vedere di ottenere la soluzione che noi vogliamo. Cioè, i modelli numerici servono per ottenere nelle costruzioni storiche la soluzione che magari persone con un po' di esperienza sanno che deve essere raggiunta. Difficile che il modello numerico ci dica qualche cosa di sorprendente, va bene? Effettivamente le imprecisioni, le incertezze, le approssimazioni sono enormi. C'è Daniele Ferretti a Parma che sta cercando di studiare le volte introducendo i giunti dove sono, e sta dimostrando che a seconda dell'apparecchiatura si ottengono dei risultati diversi. Noi siamo stati a Los Alamos con Eva Coisson e altri di Parma, a Federico Ottoni, a parlare, a vedere se con i più grossi calcolatori del mondo, quelli di Los Alamos, era possibile risolvere il problema della cupola del Brunelleschi. E tutto sommato a un certo punto ci siamo fermati perché effettivamente bisogna saperli utilizzare, questi strumenti potentissimi, ma ripeto, pericolosi nelle mani di chi non li sa utilizzare. Diciamo che nel mio studio prima decidiamo quale deve essere il risultato e poi mettiamo appunto il modello di calcolo. Emanuele, devo dire che la prima persona che è stata estremamente sorpresa di essere chiamato a Parigi sono stato io, che pur avendo lavorato in Francia, amici, persone che stimo tantissimo, però sono stato, non pensavo mai che mi avrebbero chiamato per Notre Dame. E il problema di come ricostruire è un problema estremamente difficile. Io ho seguito, anche perché sono diventato amico dei progettisti, il Gran Liceo di Barcellona, che lui sicuramente saprà molto bene, e all'interno della ricostruzione di questo teatro bruciato c'è un elemento che a mio avviso è estremamente divertente. Le pitture sono state fatte con una ironia enorme, invece di esserci delle colline verdi ci sono delle colline di seggiolini rossi, va bene, che si intonano perfettamente con il resto del teatro, ma che dimostrano chiaramente che lì c'è un intervento moderno, un intervento. Quindi il fatto di indicare l'intervento, ci sono mille possibilità. Io ho appena un po' di paura nel ricostruire, secondo me va ricostruita in legno, il tetto non c'è dubbio, è la soluzione storica, la migliore. La storia ci ha insegnato che quella va bene, non siamo sicuri delle altre, possiamo fare i calcoli ma saremo sempre incerti. Ecco, ho un po' di timore, non vorrei che venisse fuori uno chalet di montagna in finto rustico. Ecco, questo è un pochettino il timore che io ho. Quella cupola che avete visto del teatro di Petruzzelli di Bari, anche prima era in legno, però quella è,
è attuale e mi sembra una soluzione intelligente. Fortunatamente non si vede, perché altrimenti forse non me l'avrebbero fatta fare in quella maniera. Il segno del nostro tempo è molto, molto difficile, rispondo a Carmen, però nell'esempio che ho fatto, per esempio del Gran Liceo di Barcellona, c'è il segno, c'è una lampadina che denuncia questo. A proposito del Ponte Morandi, qui si apre una discussione difficilissima, perché Ponte Morandi era sicuramente la dimostrazione di una sfida nella quale si fa lavorare il cemento armato, che lavora bene a compressione, si fa lavorare come un tirante. In questa sfida ci sono anche i limiti di questa soluzione. Ed una delle problematiche grossissime che noi abbiamo proprio per questi manufatti da conservare è che non sappiamo i ferri dentro il cemento, i ferri dentro le guaine, in che situazione si trovano. Quindi una situazione veramente difficile. Tutte le volte che io passavo sul Ponte Morandi notavo questi tiranti aggiunti nella prima campata, perché evidentemente si era capito che questa forma sperimentale aveva dei grossissimi problemi. Allora avremmo dovuto ricostruirla come? Le altre campate sarebbero dovute essere rinforzate? Non lo so, è un problema difficilissimo anche da un punto di vista tecnico, e ci ritroveremo ad altri ponti, lo vediamo, che crollano per ossidazione del ferro. Veramente un problema. Però sul Ponte Morandi io vorrei dire una parola sul nuovo Ponte Morandi, che è la dimostrazione di come con meno burocrazia si potrebbe risparmiare tempo, fare opere meravigliose e soprattutto risparmiare soldi. Perché il fatto di fare gli appalti che poi durano 10 anni sono tutti soldi persi. Se si tornasse alla fiducia nel personale, alla responsabilità personale, ma anche alla presa, alla scelta in base alla fiducia che uno può avere, sarebbe veramente risparmieremo un saldo di soldi. Io mi trovo in delle situazioni nelle quali di ricostruzioni post terremoto dell'Emilia, noi abbiamo fatto il progetto e ricostruito mezzo edificio. Ora il comune deve fare il bando di concorso per ricostruire l'altra metà. Cioè, cose assurde, veramente controsenso. Abbiamo perso la ragione per incorrere delle false trasparenze e dei falsi risparmi economici. Valerio Prati, devo dire che mi ero segnato la parola di Noto, perché a Noto è stata Valeria con la Luigia Binda, carissima persona che ricordo, la Binda ha avuto preso delle decisioni, non solo lei, opposte a quelle che noi abbiamo fatto a Mirandola. A Mirandola avremmo dovuto demolire i pilastri, rifarli nuovi, a quel punto potevamo rifare le volte in muratura. A Noto è stato deciso di rifare come era la chiesa, demolendo i pilastri perché non si potevano consolidare. Entrambe le soluzioni, a mio avviso, sono valide, purché alla fine il risultato architettonico sia un risultato valido. La mia esperienza in guerra, ho ricostruito il ponte di Mostar per il Petruzzelli, è che la popolazione vuole dimenticare. Possa essere un incendio, possa essere un attentato, possa essere la guerra, forse con la guerra ancora di più, il desiderio è quello di dimenticare. Per dimenticare, la soluzione è ricostruire esattamente come era, perché io ho visto un progetto di Andrea Bruno, persona che stimo tantissimo, per la ricostruzione del ponte di Mostar, un progetto bellissimo, pieno di luce, bellissimo, sarebbe stato il monumento alla guerra. Ecco, in genere la gente non vuole questo, forse non è giusto, ma questa è la realtà. La domanda della professione e della didattica. Io ho fatto di tutto finché sono stato professore nelle facoltà di architettura per cercare di insegnare soprattutto sugli edifici antichi, ma anche su quelli moderni, come le due cose non si possano separare, come il progetto delle strutture sia una cosa bellissima, pensarle, non tanto calcolare, ma pensarle e progettarle. Per pensarle e progettarle bisogna almeno un po' saperle calcolare. Negli edifici storici, io mi domando come fa uno storico
dell'arte a parlare di una cupola, a parlare del Pantheon, a parlare di Santa Maria del Fiore, senza sapere che cosa c'è di tecnica dietro a queste costruzioni. Sarà perché sono nato all'ombra della cupola, ma la cupola di Firenze è una cosa, da un punto di vista tecnico, geometrico, è veramente l'esempio dell'innovazione grandissima del Rinascimento, ma non solo perché c'è costoloni bianchi e i muri sono bianchi. Quindi io, per tutta la mia attività didattica, ho cercato di recuperare. Ho trovato, nelle scuole di architettura, nelle facoltà di architettura, sempre un'opposizione fortissima. A Parma credo di aver portato più soldi di molti altri. L'attività che con Eva abbiamo fatto è stata boicottata. È stata perché? Perché bisognava fare la composizione, bisognava togliere spazio alle materie di base, tecniche, forse magari insegnate in maniera un po' noiosa, e potrei dilungarmi anche su questo. Va bene, la mia convinzione è che oggi bisogna eliminare il fatto che gli ingegneri non possano intervenire sugli edifici tutelati, perché gli architetti non sono in grado di fare dei progetti completi, e bisognerebbe cercare di dire che gli interventi di restauro li fa chi li sa fare, e non in base ad un titolo che ormai ha perso di consistenza rispetto a quello che era la sua origine. Tutti sappiamo l'origine delle facoltà di architettura nel 25, nate da una costola della facoltà di ingegneria. A mio avviso le facoltà di architettura italiane erano bellissime perché si studiava l'edificio nel loro complesso. Oggi abbiamo copiato, dopo il 68, quello che erano le facoltà francesi, abbiamo i laboratori, ma abbiamo, come in Francia, degli architetti che, se non hanno accanto qualcheduno che gli dà una mano sulle strutture, sono incapaci di muoversi in maniera autonoma. Attenzione, spesso questo vuol dire, non sempre, ma spesso questo vuol dire sudditanza. Jean-François pone tanti saluti a Carlo Mambriani. Le centine di legno, è una domanda un po' cattiva quella delle centine di legno, se potevano essere fatte più leggere, perché è difficile rispondere da parte mia, che faccio parte in qualche maniera di quel gruppo che ha preso certe scelte. Il tetto va rifatto di legno. E la cosa meravigliosa, perché io sono rimasto sorpreso, è che rispetta anche la maggior parte delle norme attuali. Quindi, se regge, perché non rifarlo con la stessa forma che aveva prima? Eva, a proposito delle leggi, credo di aver già risposto. Voglio solo dire che con Eva abbiamo presentato il nostro progetto del Pantheon, fatto in buona parte presso l'Università di Parma. L'abbiamo presentato insieme a Parigi ad una commissione, evidentemente erano tutti e soltanto francesi, eravamo solo io ed Eva italiani, a presentare una interpretazione della costruzione completamente diversa da quella che era stata fatta finora dai colleghi francesi. Quindi un'operazione di ufficinista durata due ore e mezzo. Quando siamo usciti con Eva, ci siamo bevuti la più bella e gradevole birra che io ricordi della mia vita. Un boccale intero di birra, perché veramente eravamo molto soddisfatti. E vabbè, se c'è Iorina che mi ascolta, tanti saluti, però altro carissimo amico che inventa cose divertentissime. E le strutture parallele, quando una struttura funziona benissimo, però è inutile mettercele. Cioè, se effettivamente queste strutture di legno reggono come sembra, tutta la cattedrale funziona perfettamente, gli archi rampanti sono stati dimensionati al centimetro, la struttura parallela la facciamo per altre cose, magari insieme. Mi fermo. Ti ringrazio veramente tanto per tutta questa fatica e per questa incredibile occasione che ci hai dato di conoscerti, di entrare in contatto, ma anche in fondo un po' di parlarci tra noi, perché dietro le mille emergenze, come si dice, poco tra noi parliamo anche di queste cose. Lorenzo ti manda gli applausi virtuali attraverso il mio telefono, Lorenzo Iorina. Io mi piacerebbe che anche Nunzio Teri volesse fare una chiusura, e quindi lascerei
la parola a lei. E intanto moltissimi ringraziamenti via chat, poi anche Stefano, e poi vorrei chiudere anche con il saluto che farò io del direttore. Prego Nunzi. Sì, mi unisco ovviamente ai ringraziamenti, è stato un bellissimo pomeriggio, penso anche che i nostri specializzandi siano molto, abbiano trovato molti spunti di riflessione. Solo due parole, un commento molto veloce. Il professor Blasi ci ha posto un tema che è un tema sempre aperto, cioè le reazioni e i problemi che nascono nel caso di ricostruzioni a seguito di eventi traumatici. Sappiamo benissimo, insomma, in fin dei conti quello che lui ha detto non fa altro che confermarlo, che in questi casi il tema non coinvolge solo gli aspetti tecnici, ma coinvolge anche aspetti un po' più difficili da, diciamo, da gestire, che sono quelli più etici, legati ai valori, a tutto quanto sappiamo bene. Sono però abbastanza convinta, è un po' emerso e condivido quello che ha detto anche Stefano Musso, che è difficile risolvere questi problemi barricandosi nelle ideologie, che forse appunto le ideologie adesso sono un po' superate, è che le professioni di fede da un lato non ci aiutano. Il professor Blasi oggi ci ha detto, e questo è un invito a riflettere per i nostri specializzandi, per gli studenti, che competenze, buonsenso, un pizzico di creatività e molti, molti dubbi, in questo caso, sono forse la strada giusta, fuori quindi dalle professioni di fede, ma ovviamente anche fuori da un relativismo incontrollato. Grazie, veramente, grazie di tutto. Grazie anche a Giovanna. Adesso la professoressa Carmen, anche la professoressa Andriani, scusa Carmen, comincio a essere stanca io che non ho fatto niente. Carmen, sì. Ringraziare Nunzia, perché l'invito e i giorni che ho passato a Reggio grazie a lei sono stati meravigliosi. Sicuramente a Milano non potranno essere così belli come sono stati quelli a Reggio Calabria, quindi volevo veramente ringraziarla tantissimo. È una sfida, l'accogliamo noi milanesi la sfida. Bene, bene. Attenzione. Adesso mi hai messo in un guaio adesso. No, semplicemente volevo dare un saluto anch'io, veramente molte grazie, è stato un bellissimo pomeriggio che ci dice tante cose, che dobbiamo dirci ancora tante cose. Questo richiamo alla storia delle costruzioni, voi sapete quanto mi è caro, è stata la prima benvenuto lecture che ho proposto quando sono venuta qui con il caro Sergio Poretti e Tullia Iori sulla storia della costruzione e dell'ingegneria. Quindi sapete qua, e questo pomeriggio mi conferma che abbiamo tante cose da dire. Molto d'accordo anche con l'intervento dell'Otteri, sono assolutamente in sintonia con te, non professioni di fede, molti dubbi e anche, voglio dire, continuare a discuterne sempre, come visto oggi. C'è una chat pazzesca, è vero Giovanna, adesso sì. Non riesco a tenere il passo. Infatti faccio un po' fatica io. Non riesco a inserirmi nelle discussioni che sono già scavalcata da altre, questo è il segno proprio tangibile della riuscita, del valore di questa, e della competenza, quindi quello e della, veramente della preziosità di questa conferenza, ma anche della capacità di provocare tutto questo, di tirare, questo credo che sia stato, questa capacità di tirar fuori tutte cose inespresse, anche esigenze dell'architettura, Carlo Blasi, anche questa povera architettura che sembra non trovare, un po' perdere le proprie competenze, cioè forse dobbiamo rinforzarle. Non parliamo delle responsabilità degli ordini, dobbiamo parlarne tantissimo, guarda, veramente. Ne facciamo un'altra bella storia. Dei professori e degli ordini. E degli ordini, sì. Infatti Quaroni, che è stato il mio maestro, diceva: a un certo punto, per cambiare la scuola bisogna cambiare i professori. È una frase che mi ritorna ogni tanto. Comunque,
diciamo, va bene, questo era il suo... Cambiamoli tutti, se no quelli buoni teniamoli. No, 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 certo, è chiaro che lo diceva in questo senso, però a parte le battute, all'insegna di questo ci dici, anche la sua lezione ci dice che, insomma, all'insegna proprio della costruzione della unitarietà del progetto, forse bisogna... non ha senso parlare di questi steccati, no? La competenza è, diciamo, è un po' da... dobbiamo formare su questa competenza sia i nostri architetti che gli ingegneri. Ecco. Comunque grazie, volevo solo salutare, non volevo fare, volevo aggiungere altri discorsi, volevo solo salutarla, ringraziarla e speriamo di avere occasioni presto ancora. Sì, abbiamo, tutti mi stanno scrivendo che devi assolutamente venire a Genova in presenza. È già invitato, io sì, no, perché già invitato. Il rito è la cena dopo, no? Certo, tutto, sì, il bagno in mare forse. Il bagno in mare, no? Però... vi mostrerò qual era l'ufficio di mio padre, che certo. Aveva una vetrata enorme nella stazione, evidentemente, dalla quale si vede tutto il golfo di Genova, proprio quindi visibile da tutta Genova si vede questa grande vetrata dell'ufficio dove lavorava mio padre. Bellissimo, allora io voglio portare il ringraziamento del direttore del dipartimento, Nicola Casiddu, che è rimasto tutto il pomeriggio imbrigliato in un'altra riunione Teams con una commissione del MIUR. Prima di lasciare l'ultimissima parola a Stefano, che è uno degli animatori della chat, che scrive moltissimo, io desidero fare il mio ringraziamento, e credo che a tutti si uniscano, personale a questa incredibile squadra che ha appena sentito l'idea di organizzare una Benvenuto Lecture anche su questo tema, ha deciso di tentare e quindi di fare tutte queste cose nuove, l'anteprima, e li vorrei citare tutti perché sono qui dietro, anche se non li vediamo: Fulvio Capolupo, Mariangela Fantoni, Sandro Macri, che tu conosci bene, Michela Mazzucchelli, Roberto Pigafette, Davide Russo, che ha montato il video, hanno veramente lavorato giorno e notte, mandandoci dei messaggi a delle ore per me imbarazzanti, perché dicevo, caspita, ma se per una cosa organizzata da noi devono lavorare così, no, non va bene. E quindi devo dire un grande applauso e un grande ringraziamento anche a loro. E poi lascerei allora a Stefano la parola. Dunque Jean-François Cabestan si permette di dire che sarebbe il caso di fare questa conferenza a Parigi, e quindi noi tutti saremo anche molto contenti. Abbiamo veramente tantissimi ringraziamenti, non posso citare tutti. No. Lascio, prego. Nominando Parigi, devo dire che io sono... avevo molte paure andando a lavorare a Parigi su Notre Dame, perché ho lavorato con tanti architetti en chef, in alcuni casi mi sono trovato bene, altri nemmeno. Devo dire che ho trovato un ambiente eccezionale, lo devo proprio riconoscere, perché come dico che avevo timore, perché in alcuni casi mi sono trovato male, e qui ho trovato delle persone che veramente mi aiutano, sono attente, e quindi veramente è un gruppo con quale lavoro, e mi manca tantissimo non poter andare a Parigi in questo momento. Mi ero dimenticato di dire questo perché è vero. Bene. Visto che lei parla benissimo francese, sarebbe proprio il caso di venire a fare questa conferenza in francese, e io la accoglierei con tantissimo piacere a Parigi 1, cioè alla Sorbonne, per far approfittare di un pubblico che proprio si interessa molto, ma che non trova, cioè, l'appoggio, cioè, intellettuale, devo dire, necessario perché l'invito fatto lo rifarò comunque. Io ho parlato per il Pantheon a Parigi, ho fatto delle conferenze sul Pantheon, e anche lì non è che ci fossi molto d'accordo, ma a Parigi ci sono delle persone bravissime. Io voglio ricordare solo Jean-Louis Toupin, che è architetto in chef, persona eccezionale, e un pochettino qualche volta messa al bando perché è un po' troppo italiano. Infatti è stato mio professore, l'ho ammirato molto. Persona eccezionale, grandissima, grandissima. Studi sulla cattedrale di Beauvais e il crollo della cattedrale di Beauvais. So tutto. Vabbè, siamo intesi. Grazie di nuovo, professore. Prego. Grazie. Ciao.
Allora, Stefano, ti chiederei una conclusione. Ok, cercherò di essere brevissimo. Tanto ringrazio ancora Carlo. Mi permetto solo di sottolineare che io generalmente tendo a rompere gli steccati e a superare le siepi, perché credo che le discipline, i saperi siano strumenti e non prigioni. Nello stesso tempo, alla fine di questa grande carrellata, in cui condivido con Carlo, ed è il motivo per cui gli ho chiesto di fare questa conferenza, la laicità del pensiero, nello stesso tempo devo dire che però alcuni fondamentali devono essere mantenuti. In un momento in cui tutti si occupano di patrimonio culturale, tutti si occupano di promuovere, valorizzare il patrimonio costruito, materiale e anche quello immateriale, pizza e company, devo dire che deve essere anche tenuta molto ferma un richiamo alle competenze, che sono quelle che hanno fatto sì che Carlo abbia avuto questo riscontro di riconoscibilità internazionale. Cioè, non confondiamo il giusto invito a superare gli steccati disciplinari con l'abolizione di ogni fondamento serio di ogni disciplina. Si può essere interdisciplinari, pluridisciplinari, multidisciplinari solo se si è prima disciplinari, altrimenti è un gioco assolutamente, come dire, di società. Quindi ringrazio Carlo, sono contento che lui abbia accettato questo invito, sono convinto che il suo lavoro sia didattico, sia di ricerca, sia professionale, visto che è a tempo parziale, e questo non è un caso, perché spesso dimentichiamo che la legge ci impone di non fare attività professionale. Io sono in pensione, sono in pensione, sono libero. A maggior finalmente. Avanti. Devo dire anche perché non mi ci ritrovavo più, questo mi dispiace. Peccato, però, hai ragione. Però non volevo rammentare le questioni che riguardano le nostre vite personali, quindi tu sei andato in quiescenza, come si dice con un pessimo termine, prima del tempo, anche per ragioni varie. E quindi abbiamo perso un personaggio, almeno formalmente, centrale, secondo me. Ma so che tu condividi con me, penso, che una cosa è abbandonare le ideologie a priori, identiche, non identiche, in un modo o nell'altro. Una cosa è dire, va bene, liberi tutti, chiunque può dire qualunque cosa gli viene in mente di dire rispetto al patrimonio costruito. Però Stefano, te stai parlando di politica ora. Vabbè, ma noi siamo uomini politici. Zon no, politico. Nel senso, parli in un momento in cui... Non facciamo commenti. No, certo. Facciamo commenti. Appunto, detto questo, era solo un richiamo a dire, non vorrei essere frainteso, io sono per rompere gli steccati disciplinari, io capisco che c'è un'ortodossia che a volte è invadente e tu ne hai subito anche qualche conseguenza. Questa ortodossia deve essere vivificata da una eterodossia, quindi ad un coraggio del pensiero produttivo, volta per volta, senza mai dimenticare che alla fine però la pietra è la pietra, o la conosci o non la conosci. Scusate. Grazie a tutti, veramente una serata eccezionale, indimenticabile. Grazie Giovanna. Grazie a te, io ho fatto da tramite. Grazie ancora, grazie a tutti i partecipanti, alle persone. Grazie Manuela. Più di 200 persone. Grazie a Carlo, grazie a tutti i partecipanti. Grazie, grazie complimenti. A tutti quelli che da diverse parti d'Italia ci hanno seguito. Che questo possa essere un esempio di momenti di confronto aperti, liberi, e il più possibile diffusi a tutti.
Grazie. Grazie ancora. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Ciao.